There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Una massa di individui indefiniti, ondeggianti come canne al vento, assiepano la stanza. È fatta di legno, è confortevole, è comoda, è sporca di sangue. La folla, come vaganti senza mente, non parla. Dovrebbero essere vivi, eppure è come se non lo fossero. Guardano tutti quel letto, quelle lenzuola macchiate dello stesso sangue che cade goccia a goccia sul pavimento. Guardano le persone di fronte a loro. Il dottor Liam Graham ha la fronte imperlata di sudore, le maniche della camicia arrotolate nel vano tentativo di non macchiarsi di sangue, sempre quel sangue, lo stesso che macchia il legno, che macchia Liam e che macchia te, Ethan. Tu e il dottore vi guardate, poi guardate la persona stesa su quel letto. Anche lì c'è sangue, lo stesso sangue. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Sigla. Ain't no grave can hold my body down. E bentornati, buonasera. 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 Bentornati a questo sesto e ultimo episodio per questa prima stagione di The Walking Dead RPG. Atlanta. Allora, eccoci qua, finalmente di nuovo dopo una più o meno voluta pausa estiva che ha decretato tante cose, traslochi, caldo, spero anche vacanze, insomma, eccoci di nuovo qua. E ci eravamo lasciati con voi, appunto, che tornavate al rifugio, alla baita, e l'introduzione che vi ho appena letto, ovviamente, si è svolta nel futuro, nel prossimo futuro. Come andrà? Lo vedremo subito. Intanto andiamo alla baita, che da un po' che non la visitavamo. Allora, vediamo un po'. Mettiamo una bella musichetta. Potremmo mettere... Ok, una bella musichetta triste che ci sta. E la scena è un po' ovviamente slittata in avanti. Voi siete tornati che era notte, col veicolo che eravate riusciti a recuperare. Ci avevate impiegato tra tutto andare a recuperare il materiale medico avanzato, tornare. 5 giorni, mi pare. E Liam, dottor Graham, secondo una sua così prima analisi molto
insomma, superficiale, aveva detto che Alicia non aveva molto tempo, sicuramente non più di una settimana, forse meno. Quindi 5 giorni potrebbe essere già tardi, come in realtà potreste essere ancora in tempo. E beh, lo scoprite subito, perché la trovate Alicia sempre su quel letto, sempre accudita da Liam. Ci sono altre persone che vanno e vengono, aiutano il dottore, fanno quello che possono, tengono comunque dietro al rifugio, alla baita, insomma, i soliti lavori che non si possono rimandare benché il leader giaccia in un letto morente. C'è anche Anne. Insomma, vedete tutti, gli sguardi sono preoccupati ma pieni di speranza quando vi vedono tornare e quando vedono che soprattutto avete uno, due o più borsoni, forse anche qualche strumento pieno, insomma, medico, roba tosta anche agli occhi di uno che non se ne intende. E immagino che tu, Ethan, ti metta subito al lavoro, diciamo, comunque Liam ti affianca subito e ti dice che beh, siete arrivati appena in tempo. Alicia, lui ormai non ce la faceva più, aveva perso e stava perdendo molto sangue, l'infezione rischiava di propagarsi in maniera irreversibile alla febbre alta. Insomma, è una situazione nella quale veramente forse da qui a 24 ore Alicia non ce la fa, ora o mai più. Ed è comunque una situazione bella grave, quindi non sarà facile stabilizzarla nonostante l'equipaggiamento che avete preso. L'equipaggiamento che avete preso vi permette di farlo, ma non sarà comunque facile. Al di là di Ethan, che ovviamente ci torniamo subito adesso e andremo a capire anche che cosa succederà, quale sarà il fato di Alicia. E quindi metto subito, allora vediamo il token di Ethan, eccolo qua, ok, ti metto qua vicino a Liam e chiedo agli altri che cosa fanno quando siete arrivati. Quindi immaginatevi nell'arco di tempo. Io direi che queste scene ce le giochiamo tutte più o meno nello stesso arco di tempo e prevedono il tempo dove Liam e Ethan staranno cercando di operare e stabilizzare Alicia, quindi il che significa secondo me almeno qualche ora, due ore, tre ore, quindi è notte comunque. Forse sta albeggiando, adesso non ricordo bene, non ci eravamo detti gli orari, ma avevate fatto, diciamo, la strada di notte, quindi essendo estate magari la luce si alza anche abbastanza presto la mattina. Voi altri, in questa notte tesa che sta già quasi volgendo al giorno, che cosa fate? Chi ha l'idea parta pure. Vai Elias. Allora, Elias porta i medicinali ovviamente ad Ethan da tutto ciò che avevano raccolto e sta qualche momento accanto a lui per vedere com'è la situazione, ma non spreca troppo tempo e si passa vicino a Wyatt, vicino a Brett e poi anche vicino a Mildred e mano a mano dice: un giorno, poi chi vuole potrà seguirmi, io andrò via. Tempo che Alicia si stabilizzi. E andrei a vedere il punto, quello che Daniel utilizzava per sgattaiolare fuori dalla baita, e
riaprirlo per far sì che io poi possa andarmene effettivamente da lì senza dare nell'occhio con gli altri, perché non voglio che gli altri della baita creino problemi, visto che già ne hanno altri. Tanto voglio dire, che l'IS ci sia o meno, poco importa. Certo. Sì, lo trovi, era lo stesso identico punto che tu avevi chiuso con le tue stesse mani, per Sì, evitare sblocco che... la staccionata in modo che sia mobile, ma che non sembri aperta in modo da non far entrare qualcosa. Però la stacco in modo che sia mobile e possa uscire senza dare troppo nell'occhio. Certo, assolutamente. Ok, gli altri? Wyatt... Allora, Wyatt, Obrett, dite voi. in questi momenti, Wyatt, diciamo nei primi momenti dopo che siamo arrivati, beh, Wyatt è stato attorno alla baita, ovviamente ha lasciato andare Ethan a fare le sue cose, però principalmente vorrebbe avvicinarsi a Dan e Wyatt va da Anne. Come appare Anne dopo 5 giorni che non ci siamo più stati? Come mi sembra? Mi sembra ancora. Sta bene, è preoccupata. Che sguardo ha? Anne è assolutamente preoccupata, la vedi stanca, ma non solo stanca, la vedi proprio provata. La vedi provata perché ovviamente è una cosa più psicologica, però che si riflette anche sul suo aspetto fisico, ovviamente, perché cavolo, è stata lei. Si Infatti, sente responsabile, cioè vedendola è responsabile e si sente responsabile. in questo stato, Wyatt le si avvicina e le dice: Anne, hai visto? Siamo riusciti a tornare. E ora vedrai che Ethan e Liam faranno quello che serve. Alicia starà bene, d'accordo? Lei scoppia a piangere e ti proprio ti con le mani che si coprono il volto e affonda la testa e le sue mani mentre piange nella tua spalla. È l'unica cosa che riesce a fare. Wyatt la abbraccia e le dice: vieni, dai, ora facciamo colazione. Vieni, prendiamo qualcosa da bere, qualcosa di caldo e lasciamoli indisturbati. Tra qualche ora veniamo a vedere come sta, d'accordo? E vorrei appunto portarla, diciamo, dove abbiamo la cucina per preparare del tè o qualcosa, comunque una bevanda calda, che così Anne possa un attimo iniziare a smorzare la tensione. Ok, perfetto. E Brett, invece? Io, dopo aver ascoltato ciò che ha detto Elias, sono rimasto un pochino turbato, più che altro perché non so come sentirmi a riguardo, cioè se voglio andare con lui o restare qui, e se nel caso la scelta di Wyatt poi sarà in un qualche modo, cioè, influenzerà, ecco. Quindi cammino per la casa un pochino mogio e sto cercando Daniel, lo faccio fischiando, quasi richiamandolo come se fosse un cane, e poi inizia a dire sottovoce: Donde sta mi niño? E sto aquí con un perrito, paratim, mio querido bonito. Donde sta mi niño? Dove sta? Non risponde. E va in giro, inizialmente magari appunto ciondolando un po' e provando a richiamare l'attenzione del tuo amico un po' così anche sovrappensiero, ma poi vedi che continua a non rispondere.
e anche Donald, il cane di Alicia e di Daniel, non c'è, quindi faccio proprio così. Non mi piace questa cosa. Perché altro non li perché trovi. Vuol dire che dovrò cercare molto di più e questa cosa non va bene. Lascio per questo Julius a terra, perché vorrei vedere, secondo il mio pensiero, se essendo un cane magari riesce a trovare le tracce dell'altro cane, se si stranisce, se trova qualcosa da solo all'interno di un posto che non conosce. Ammazza, sei grosso il token di Julius, oh. È cresciuto sto bassotto. È un pastore tedesco. Un pastore tedesco è diventato improvvisamente. Allora. È diventato un alano tutto insieme. Sì. Cos'è? Sì, sì, assolutamente. Aspetta che... un attimo che... scusatemi, anche sistemo così, così dopo... Allora... beh, tu conta che Giulio, aspetta che metto anche il tuo token, Brett, allora dov'è che sei qua, e conta che Julius, sì è vero è un cane, rendiamoci conto però che è un era un cucciolo, era praticamente appena nato quando l'hai trovato, cioè è proprio un baccherozzino che tu hai tenuto con te, l'hai nutrito, sta bene incredibilmente dopo tutte le capriole che hai fatto, non l'hai schiacciato, però è, per fortuna che ce lo siamo dimenticato, per fortuna che il master se l'è dimenticato, perché sennò no. È un granchio, coriaceo, giusto? No, no, è un cane coriaceo, però è piccolo, quindi da lì a dirti che gli dici trova le tracce, secondo me andrà addestrato sto cagnetto, è un po' piccolo. E questo mi fa sbuffare ulteriormente. Se vedo che si siede lì ai miei piedi, lo guardo con proprio le spalle abbassate, diciamo, quasi come se fossi mollo. Poi lo prendo su con una mano e lo uso come, diciamo, contatore Geiger per le varie stanze. Puntando il naso per le stanze della casa. Per vedere che si fa... Sì, non ti avvicini. È preoccupante se inizia a fare... Però questa cosa mi mette un'ansia assurda, perché in realtà ero convinto di tornare a casa e trovare almeno un punto fermo in Daniel, almeno vicino alla madre. E invece no. E io lo chiamo. Cioè, nel senso, è stato un Nino, dove sta Nino? E sto io chi? So io, so Julius, per favore, chiamami Nino. Non hai risposta alcuna. Mi mangio Julius. Considerate che ovviamente, vabbè, oltre ai personaggi che vede, di cui vedete i token, PG e PNG, Anchor, eccetera, considerate che c'è sempre una pletora di... red shirt, cioè di personaggi X che fanno parte un po' del vostro, della vostra piccola comunità di sopravvissuti, quindi avevamo detto inizialmente cos'erano, una ventina più o meno, una cosa del genere, quindi sì, io diciamo che continuerei a cercarlo, in caso mi avvicinerei in realtà nello stesso punto in cui è Elias, ma per vedere se quella trave è stata spostata a significare che magari Daniel è uscito di nascosto. Tu ti avvicini e vedi che Elias sta rimuovendo gli stessi identici chiodi e insomma le cose che aveva piazzato precedentemente, quindi è impossibile che qualcuno sia uscito e le abbia rinchiodate da fuori fondamentalmente, no? Quindi no, nessuno è uscito da lì. Le ritiro Julius, me lo porto vicino e gli sussurro: no, 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 sta, ma chi, mio, vamos, vamos, mi amor. Cercherei di non farmi vedere da Elias, quindi in realtà sto vagando, sperando che ci sia qualcuno. Ok. Torniamo un attimo da Ethan adesso, perché
la situazione che ti trovi davanti è sicuramente grave, molto grave. E vi dovete mettere subito all'opera, quindi ovviamente maniche arrotolate, strumenti disposti su una madia, insomma, quello che c'è in quella stanza, cercate di fare, insomma, ci sono dei disinfettanti, vi pulite le mani, sono probabilmente anche dei guanti sterili, cosa ormai introvabile, probabilmente una confezione secca, un'altra buona, insomma, però nel mucchio avete riuscito sicuramente a mettere insieme un bel arsenale medico con le cose che avete comprato e che avete trovato. Prima di dirti tecnicamente quanto è difficile, dimmi come, cosa fa Ethan, come approccia a tutta questa cosa. Allora, Ethan prima di tutto è molto soddisfatto del fatto che Elias gli ha subito portato il tutto il necessario, quello che avevamo trovato in quell'ospedale, perché lo trasportava lui, quindi nella mente molto razionale e logica di Ethan non si è perso tempo ad andare a recuperare un po' tutto il materiale, che già ce n'è poco. E Ethan è uno scienziato, quindi dà una mano al dottore, perché è la persona probabilmente più adatta a farlo e un po' di conoscenze mediche le ha. Cerca di reagire un po' come il suo solito, come suo personale, quindi con molta razionalità, cercando di tirare fuori dal quadro un po' tutte le varie emozioni, però gli riesce fino a un certo punto. Avvicina solo un pochino il microfono, se riesci. Appena entrato in quella stanza dove ha visto tutto quel sangue, Alicia stesa là, gli sono tornate in mente un po' tutti i momenti passati con lei, e dato in braccio al dottore tutto il necessario, il materiale che hanno recuperato, e gli ha detto: dottore, noi il nostro lo abbiamo fatto, qua c'è tutto il necessario, quello che abbiamo trovato lo abbiamo preso in un ospedale, ora tocca a lei, mi aspetto che si riesca a mettere le cose a posto per fa una pausa e fa per tutti noi, ne abbiamo bisogno di Alicia, il nostro capo. Ovviamente le darò una mano e si tira su le maniche e fa un po' più da assistente, quindi passando eventualmente la roba e cercando di essere d'aiuto con l'acqua calda, quello che c'è da fare, ma ovviamente non è propriamente il suo campo, anche se un po' ha imparato. E anche se non vorrebbe, perché sa che quando una persona lavora ed è concentrata a mettere di pressione o altro non è mai una buona cosa, però non ce la fa a non... dottore, deve farcela, dottore, questa qua, senta, non esiste ormai in questo mondo un miglior antibiotico di questo. Come sta andando? Mi dica. Liam non solo non è infastidito dalla tua presenza, ma anzi non fa quasi caso alle tue domande a raffica macchinetta, ma ti, senza che tu te ne renda conto, ti infila i guanti, ti infila uno di quei camici di tessuto non tessuto sterili che magari erano dentro, davanti, cioè fa un po' e ti agghinda uguale a lui o in maniera molto simile, e ti ritrovi a essere veramente il suo assistente. E quando gli fai l'ennesima domanda alla quale lui non risponde, probabilmente perché non sa cosa risponderti o forse perché non vuole esporsi, del resto i medici non lo fanno mai, e lui continua a esserlo nonostante la società sia crollata, ti ritrovi a dover tenere delle pinze, dover tenere aperto un divaricatore perché lui possa estrarre il proiettile, ti ritrovi veramente con le mani sporche di sangue, e non solo quelle, ogni tanto ti passa una garza che magari ti macchia i vestiti o il camice di fortuna che ti ha messo addosso. È una roba veramente che tu ti ci ritrovi praticamente senza rendertene conto quasi.
E vi dico una cosa, allora, tutti potete, per quanto mi riguarda, eliminarvi lo stress, quindi andate a zero di stress perché avete avuto tutti modo di, diciamo, tornare in una situazione più calma e rilassarvi un attimo. Tu, Ethan, te lo puoi togliere tutto, ma te ne rimetti subito un altro, perché ovviamente dover operare su Alice, è anche vero che non dipende forse direttamente da te, ma senza di te comunque, Liam, vedi che sarebbe stato molto in difficoltà, cioè tu comunque sei un elemento essenziale, per quanto... Però ti dice lui cosa fare, ti dà lui lo strumento, ti dice stai fermo, ma starai abbastanza fermo? Le pinze le starai tenendo nel modo giusto? Starai stringendo abbastanza o troppo forte? Non lo sai, però provi a seguire quello che ti dice Liam. E io lo so che mi odierai, ma io del resto non posso fare un tiro del genere con un PNG, di conseguenza il tiro me lo farai comunque tu, ovviamente. Liam, okay, ti dà una mano, nel senso, in realtà è il contrario, sei tu che dai una mano a Liam, però a livello di regole. E certo, tecnicamente siamo messi così, siamo messi che per stabilizzare Alicia serve avere successo in una prova di medical aid, non so quanto tu abbia, con un malus di meno 2, difficoltà molto improbabile. Ci sono tre difficoltà in questo gioco che tolgono dadi. Il 2 è la difficoltà di mezzo, non è praticamente impossibile, ma è molto improbabile, quindi è meno 2 perché è veramente messa male. Ok. E hai da una mano, sì, hai un bonus di più 1 dato da Liam, quindi hai, anziché meno 2 hai un meno 1 alla prova. E okay, ovviamente nessuno è rimasto lì con te, quindi io direi che nessun altro può aiutarti perché non c'è tempo di andare a chiamare qualcun altro. Ok. Mi pare onesto mettere nelle mani di Ethan il destino di Alicia. Comunque vorrei dire, no, tutto questo tiro così all'ultimo momento con questa canzone, tipo ultima domanda da chi vuole essere milionario. Esatto, sì, una difficoltà molto improbabile. La uccidiamo? Allora, facciamo sto tiro. Allora, mettiamo bonus dice meno 1. Sì, detto. Stress ce l'hai a 1, vero? Stress ce l'ho a 1, esatto, okay, corretto. E ora facciamo roll. Un successo. Ok. Questo successo, come io ho messo it up, no, Elias? Hai provato a metterlo? Hai provato. No, non è strano che non l'abbiamo fatto. Guarda, l'ho letto e stavo quasi per crederci. Che... Dico, no, come? Se volete puscio e mando tutto a Ramengo. Esatto. No, questa... questo successo ti basta. Vi basta. Assolutamente. Vi basta per stabilizzarla. Alicia è stabile, tu non hai risposte da Liam finché non si gira a un certo punto verso di te. Per te il sangue che vedi è tantissimo, non pensavi che ce ne che una persona viva o ancora viva potesse perdere così tanto sangue. Tra le cose mediche che avete trovato, sicuramente c'era anche una qualche contenitore refrigerato, c'era probabilmente uno o due sacchi di sangue, non sicuramente una trasfusione completa, però intanto qualcosa che possa ulteriormente aiutare Alicia a riprendersi.
Liam si volta verso di te, mette giù lo strumento e sorride per la prima volta. Fa un cenno di assenso con la testa e dice solo: ci vorrà qualche settimana, ma ce la farà. Il problema sarà quando aprirà gli occhi. Bisognerà legarla al letto per non farla saltare subito giù. Vorrà subito mettersi in moto a fare le cose, lo sai, no? E sorride. Non vedo l'ora che arrivi quel momento di legarla al letto. No, ma cosa intendo? Non ha capito, intendo per non farla alzare. Stranamente Ethan diventa leggermente rosso. Liam ti fa un occhiolino, giocando ancora sul doppio senso, e quel ah non l'ha fatto Liam, l'ho fatto io, Dario. Liam non è più educato di me. Liam ti ha fatto solo un occhiolino come se in realtà non lo sa in realtà se ha solo giocato sul doppio senso o se sappia di te, Alicia, però rimane un po' così nel dubbio questa cosa. Diciamo che in questi momenti di stress ci può anche stare la battuta per scaricare. Allora vi chiedo nuovamente, tu Ethan a questo punto sei stai diciamo interagendo un attimo, ti stai magari lavando le mani, insomma ti stai finalmente rilassando, sei lì con Liam. Sì. Ethan ha accumulato così tanto che dopo aver fatto questa battuta con Liam si lava le mani e gli dice: esco 5 minuti a prendere un po' d'aria, arrivo subito. E poi esce, va in un posto dove non lo vedono, magari dietro qualche cespuglio, qualche albero, e vomita. Lascia andare un po' tutta la tensione, il doversi trattenere, il dover fare la persona logica, la persona che non ha potuto esprimere sentimenti per poter portare un po' di aiuto al medico, e quindi non ce la fa, caccia fuori un po' tutto quello che ha accumulato in questi giorni. Certo, ci sta assolutamente. E voi altri saranno passate, come ho detto, in tutto ciò un paio d'ore, quindi voi avete fatto le attività che già mi avevate descritto prima. Volete integrare con qualcosa? Siete andati anche a parlare con altri? Avete continuato a fare cose? Ditemi voi. Vai Elias. Allora, Elias, dopo aver fatto appunto quella cosa che ci ha messo relativamente poco tempo, e probabilmente ha chiacchierato, ha cercato di rimediare oggetti qui e là dalle varie persone che abitano la baita, i vari sopravvissuti, ma soprattutto è andato alla ricerca di qualcuno che gli barattasse un pacchetto di sigarette, perché ne ha un bisogno fottuto di una sigaretta. E quello che ha trovato, probabilmente, dimmi tu se è una cosa fattibile, è che una persona gli ha barattato un pacchetto di sigarette anche praticamente finito, ce ne stanno tipo due dentro, in cambio della sua penna, quella che usava per scrivere le lettere a sua figlia, l'ha ceduta in cambio di queste due sigarette all'interno del pacchetto. E quindi se prima o poi Ethan rientra dopo aver vomitato fuori, probabilmente lo trova seduto su una delle scalinate della baita a fumarsi la sua amata sigaretta. Certo. Come sta? Ethan cerca di pulirsi la bocca per non farsi vedere che è stato male. Si avvicina a Elias. Elias, dottore, siamo riusciti a stabilizzarla, e questo è grazie anche a te. Mi siedo vicino a te, una cosa che raramente avrei fatto prima di questi 5 giorni vissuti un po' tutti insieme. Io guardo il pacchetto di sigarette, mi accendo la mia, te lo passo, ti faccio il gesto.
No, grazie, non fumo. E poi so quanto ci tieni. Porgo la sigaretta. Proprio perché ci tengo. Fumatela. Ti guardo ed è una cosa che è difficile da spiegare per Ethan. Prende questa sigaretta e si vede che non è una cosa che ha fatto spesso. Guarda se l'accendo. Vedi che prende una boccata e fa, cerca di non fare, ma gli esce il classico colpo di tosse. Così proprio da chi non è abituato. Poi ti guarda e ti fa grazie. Grazie per tutto. Di niente. Fa bene buttar fuori tutto ogni tanto. Cioè, godersi le piccole cose e cominciare una nuova vita. Elias, ho un debito con te. Non hai niente con me. Ho un debito, sì. Quello che ho fatto l'ho fatto perché volevo farlo, altrimenti non l'avrei fatto. Quindi goditi la tua vita con Alice, te lo meriti. Sei un bravo uomo. Un po' fissato, però vedremo, sai che per me questo che è successo forse mi ha spiegato, fatto capire nuovamente quanto io non sia fatto per certe cose. Tu l'hai fatto perché ti sei sentito di farlo, ma sappi che se vorrai andare a cercare tua figlia puoi contare su di me. No, Ethan, non ti toglierei mai da lei. Non è giusto. Probabilmente domani non mi vedrete più qui. Lo dico a te, ma non dirlo troppo in giro o mi verranno a cercare. Allora è perfetto. Alicia prima di 2 settimane non potrà neanche alzarsi da quel letto, quindi direi che le tempi ci stanno, no? Ethan, io non so se ho intenzione di tornare. Non so quanto ci vorrà a trovare Mary. E non so se lei vorrà tornare con me o vorrà spararmi un colpo in fronte, forse me lo merito. Però apprezzo. Ma veramente, trova il tuo angolo di felicità con Alicia. Sai che non mi sono mai sentito così vivo come in questi 5 giorni. Beh, siamo in 2. Al momento mi sento rinato, letteralmente. E se arriva una folata di vento, prendo le lettere che avevo scritto a Mary, forse unicamente per credere che ancora fosse viva, e le lascio andare via al vento tenendo solo l'ultima. È viva Ethan, e questo fa sì che io sia vivo insieme a lei. Sappi che io penso che non sarò l'unico a propormi di accompagnarti e di darti una mano a, come dire, continuare con questa tua speranza, oltre che sapere che è viva, magari anche poterci vivere insieme e trovare anche tu il tuo angolo di felicità. Però dobbiamo fare ancora una cosa. Aspetta un attimo, hai visto da qualche parte Brett e Wyatt? Forse mi è sembrato di vedere Brett un attimino mentre ero qui nei dintorni della baita, ma non sono sicuro fosse lui. Brett e Wyatt, no, a dire la verità no. Cosa state facendo durante questo? Scusa, volevi finire Ethan, perdonami. No, io ho fatto. Ah, ok. Sì, volevo solo dirgli se riesci a recuperarli e ci vediamo qua fra 10 minuti, ho una sorpresa. D'accordo, ok, vado
Vado a vedere, guardo la sigaretta, la butto per terra e vado a cercarli. E mentre vado via, faccio a Ethan: fumare fa male. E rido. Già. E nel frattempo, dove lo vediamo, Wyatt? O Brett? Ditemi. Chi vuole, vada. Ma Wyatt probabilmente è andato a cercare Brett nelle seguenti ore. E beh, quando la notizia che l'operazione si è conclusa, ovviamente ci sono stati momenti emozionali sia da parte di Wyatt, ma immagino anche da parte di Anne. Eravamo ancora vicini in quei momenti. E poi però è andato a cercare Brett, probabilmente anche per dargli la notizia, perché non l'ha visto appunto in quei frangenti. E dove troviamo Brett? Ti dico una cosa, prima che Brett ci dica dove lo troviamo, che mentre vai a cercare Brett tu noti una cosa che forse non ti era mai... Tu eri sempre stato impegnato molto con il tuo lavoro, cioè comunque sei stato un agricoltore, un contadino, tenevi dietro a una proprietà forse anche molto più grande di questa. E nonostante l'età hai sempre lavorato duro e guardando al risultato immediato e anche a quello che potevi fare per il futuro, ma sempre circoscritto. E essendo uscito un attimo ed essendo rientrato in questa piccola comunità, noti una cosa: che le persone, tutte le altre persone, anche Anne l'hai vista così, ma lei forse era comprensibile, ma anche gli altri sono persi. C'era come proprio se il rischio della morte di Alicia e il fatto che voi foste usciti per andare a salvarla avesse lasciato questo posto totalmente sguarnito. Non c'era nessuno. Cioè, una domanda che ti viene da fare è: ma se noi non fossimo tornati, queste persone ce l'avrebbero fatta? E la risposta che ti viene da darti guardandole proprio hanno bisogno di un leader, hanno bisogno di qualcuno che gli dica cosa fare, ma anche solo come riparare una staccionata. E la risposta che ti viene da darti è: no, non ce la farebbero, non ce l'avrebbero fatta. È un gruppo debole? O forse è un gruppo normale? Non lo so, questo dovrai rispondere te, se sono... E dove troviamo Brett? Ti direi che in questo momento Brett è molto in linea con gli altri abitanti della baita. Perché per tutto il tempo ha vagato per ogni corridoio alla ricerca di un indizio. E se non ne ha trovati, è andato nella stanza in cui magari dorme insieme a Daniel, in quelle uniche notti in cui va a dormire addosso a Wyatt, e ha iniziato a metterla a soqquadro per vedere se c'è qualcosa che Daniel potrebbe aver lasciato. Allora, senza farti fare nessun tiro, ti dico che in camera sua trovi parzialmente nascosti, neanche troppo bene, comunque non si era impegnato molto per nasconderle, dei fogli, quasi come se fosse un diario, ma non è un diario, sono proprio scritte, appunti, qualche disegnino. E in mezzo a tutto ci sono frasi che in realtà tu hai già letto da qualche parte, perché ci sono frasi del tipo: se crediamo in lui non ritorneremo, e c'è anche, forse ti sembra, sono scarabocchi o è una piccola croce con una M? Difficile capirlo in tutto questo ambaradan di scarabocchi, disegni.
c'è di tutto dentro, ovviamente, anche cazzate, forse anche qualcosa che ti fa ridere, forse delle cose che vi eravate detti, che lui ha scritto, forse anche dei disegni che sono delle raffigurazioni stilizzate di gente qua della comunità, della baita, che fa cose o sconce battute che eravate fatti fra di voi, quello che ha la faccia fatta così, quello che ha il naso grosso, quello che ha le orecchie a sventole, e lui li ha ridisegnati. Però in mezzo a questa roba così un po' più ci sono queste piccole cose abbastanza inquietanti che ti ritornano alla mente. Quello lo trovi abbastanza facilmente. E ok, mi devi dire, cerchi altro? No, generalmente no, mi faccio bastare quello, cioè per me è la conferma, ecco, che non è qui perché è andato da quelli. E quindi nonno può trovarmi seduto sul letto mentre strappo piano piano tutte quante le pagine che secondo me macchiano questo diario delle cazzate della baita, cioè le strappo e le appallottolo, però non so neanche io che cosa pensare o che cosa dire. Beh, Wyatt entra in stanza, ti vede giocare con della carta e ti dice: Brett, cosa ci fai qua? Cosa hai lì? Il diario delle cazzate di Daniel. Alzati un pelo il volume, Giulia, oppure avvicinati un po'. È il diario delle cazzate di Daniel. Perché dovresti leggere il suo diario? Sai che non si fa, vero? Tanto non lo sa, non è a casa. Non lo saprà mai, forse. Ma non è più qui? Non, cioè, sarà sicuramente in giardino da qualche parte. Ora che mi ci fai pensare, non l'ho visto nemmeno io, però. E doveva esserci. Sua madre stava morendo. Sta morendo? Oh, è viva. Insomma, sembrava dalle voci di Ethan e di Liam che insomma, tutto fosse andato bene. Mi dispiace sapere che non è qui a gioire di questa notizia, ma questo cos'è? È scartoccio, uno di quei fogli con le i falsi dettami che abbiamo trovato anche nel nostro viaggio. Questo era tra le cose di Daniel? Sì. Credi che io debba fare come Elias? Che se gli voglio bene, io debba andarlo a cercare? È molto preoccupante. Forse sì, bisogna andare a cercarlo. Non mi aspettavo una cosa del genere. Dobbiamo dirglielo o no? Se dobbiamo dirlo a Elias, a Ethan, loro sicuramente lo devono sapere. E faremo meglio a trovarlo prima che sua madre si svegli, altrimenti non so cosa potrebbe succedere. Ma soprattutto potrebbe essere in gravissimo pericolo. Tu non hai informazioni? Non hai un posto dove mandarmi per iniziare a cercarlo? E magari resti qua, così insomma stai con gli altri, stai, e vado soltanto io, che io e Julius, magari. No, Brett, cioè non saprei da dove iniziare nemmeno io a cercare Daniel, ma non è il caso che tu vada da solo. Altrimenti non avremmo una sola persona da cercare, ma potremmo averne due dopo. Quindi sii paziente ancora un attimo. Ora andiamo a parlare con Ethan e Elias e assieme cercheremo di capire cosa fare. Mentre voi avete questo scambio e mentre fuori Elias si è alzato, ha buttato la sigaretta per terra, e tu, Ethan, lo stai vedendo Elias allontanarsi dopo che ti ha detto quella battuta sul fumo che fa male, senti dei passi avvicinarsi a te, Ethan,
e pensi forse Brett, anzi no, probabilmente Wyatt, che insomma ti ha... Il problema è che l'odore di decomposizione ti arriva prima che tu riesca a girarti. E un vagante sta allungando le mani verso di te. Niente musica per questa cosa. Attacco singolo di vagante. Scegli come affrontarlo, Ethan. Tu e Elias sei ancora a poca distanza, ovviamente. Forse, anzi, sicuramente sentirai dopo tutto, ma non in questo momento. Ora sta solo a Ethan. Ce l'hai addosso, praticamente. Ethan, che cade la sigaretta dalla bocca, quasi immobilizzato da quello che sta vedendo, in un momento in cui era totalmente con le difese abbassate, quindi cerca con quello che riesce a fare di spostarsi, di cadere all'indietro e di urlare. In questo momento qua non era pronto assolutamente, okay, a una reazione. Quale skill mi usi? Penso mobility, anche se non è proprio quella che avrei usato in un momento di preparazione. E allora direi che puoi andare con mobility. Incrociamo le dita. Stasera, eh? Come lo... dimmi come lo sconfiggi, se hai voglia. È un solo vagante, non hai grossi problemi. Cioè, magari cadi o che forse ti arriva anche addosso, però riesci a liberartene. Dimmi tu come. Sì, solo una cosa che non mi apre la chat. Ho avuto successo? Sì. Sì, come okay, non te la apre? No, vabbè, adesso poi ci riprovo. E succede esattamente quello che ho detto che provavo a fare, quindi... più per istinto che per altro, mi cade la sigaretta dalla bocca e io mi lancio all'indietro, cado per terra proprio di sedere e urlo fortissimo: vaganti, aiuto! E mi muovo all'indietro sulle chiappe senza rialzarmi, quindi proprio quella classica scena in cui non ero pronto assolutamente. Molto probabilmente, esatto, non sei nemmeno tu che, se no, tu l'hai solo evitato. Questo vagante singolo, mentre sta caracollando verso di te, viene trafitto da un piccone o da qualcosa, o forse addirittura da proprio da te, Elias, che hai sentito e sei riuscito a tornare al volo. Volevo intervenire, se... assolutamente. Se sentivo Ethan che strilla comunque sia, probabilmente farei fuoco con un colpo, perché comunque sia mi era allontanato e non rischierei di correre con l'accetta, ma certo, farei fuoco con la pistola per farlo secco subito. Anche perché correre con l'accetta abbiamo visto in un'altra avventura che cosa è successo a un personaggio di Roberto. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. modo di suicidarsi molto... Vi metto una musica che volevo mettere ed è, sembra allegra quasi, ma è per denotare il caos che tu ti trovi di fronte. Cioè, Ethan per terra, spari in testa questo vagante, e quando il vagante crolla è come se cadesse, no, da davanti alla telecamera e dietro la telecamera. 1, 2, 5, 7, 10, 20, non lo sai quanti sono. Dall'oscurità della foresta, ovviamente quella circoscritta, quindi sono dentro il perimetro, ci sono vaganti. E vi metto una canzone che si chiama This Dance, perché è il momento di ballare. Dario, scusami, sì, mi allontano un minutino solo dalla giocata. Arrivo vai, subito. Vai, tanto devo impostare un attimo qui alcune cose. Allora vado a prendere un goccio d'acqua anch'io mentre imposti, che sto schiumando. Allora,
E allora mettiamo qua anche i vaganti. Guarda se non sono entrati dall'asse che ha spostato Elias. Proprio lì così. Dai, erano tutti dietro che aspettavano come al concerto. Allora. Ragazzi, stanno aprendo. Hanno aperto i cancelli. Allora, i vaganti li facciamo grandi. Quanto li facciamo grandi? Quanto è giusto? Non ci sta. Anche nel telefilm, no? Nel fumetto, ogni volta che c'era un momento di tranquillità andava tutto a ramenghi. Però con questa canzoncina dovremmo anche morire tutti quanti in modo sereno, a rallenti però. Esatto. Con le parolacce che non si sentono perché sono mutate. Bellissimo. Infatti io mi immagino questa musica sotto una scena completamente muta. Si sente solo la musica e si sentono cose che... E la canzone sembra anche, no, tutta bella, però... E vogliono i sputacchi, no? Delle persone che urlano. Esatto. Solo quelli che... E la terra, il sangue. Esatto. Eccomi. Eccoti. No, guarda come ci schiattiamo male, eh. Però tanto sono grossi questi vaganti, cioè grossi quanto come un pastore tedesco. La voglia di misura americana. Sono tre pastori tedeschi e mezzo. Allora, questa bella situa qua, che io vi ho messo quattro token di vaganti, perché in realtà è un unico sciame. È uno sciame di taglia 4, vuol dire che ora non sapete esattamente quanti sono, ma ne contate decine. Non sapete da dove stiano entrando, il che potrebbe essere anche utile da scoprire. Considerate che uno sciame di taglia 4 può arrivare anche a 100, ma questi saranno tra una sessantina, un'ottantina, non lo sapete, sono tanti. E il livello di minaccia che vi trovate ad affrontare subito, ve lo imposto qua. Allora, vediamo qui. Il livello di minaccia è 3, perché ovviamente i vaganti sono consci della vostra presenza e si stanno avvicinando. Bene, arrivati a questo punto, ditemi che cosa fate. Sì, allora vi ricordo, scusate, in due nanosecondi, vi ricordo che ovviamente abbiamo uno sciame di taglia 4 e per ora un livello di minaccia 3, se non si alza, il che significa che per sconfiggere questo sciame servono 7 successi. 7 successi in un'unica prova condivisa, no? Che vi gestirete come volete, come al solito. Quindi 3 fanno la prova, uno può fare un tiro di leadership per dare dadi ulteriori agli altri, eccetera eccetera. Vai Elias, dimmi. Io, vedendo il mega sciame che sta dilagando nel giardino della baita e Ethan a terra, metto via la pistola, prendo il fucile a pompa e faccio: Ethan, rapido, dentro, prendi Alicia, trova gli altri, fuori di qui. E vado avanti con il fucile per dargli il tempo almeno di sparando contro i zombie per farlo rientrare dentro e fargli prendere gli altri. Quindi farei fuoco su un mucchio di zombie che sono lì. Ok, c'è per qualcuno... Per dargli il tempo di muoversi. Qualcuno di voi quattro, perché il discorso è questo... Wyatt e Brett, voi eravate dentro ancora, ed è proprio nel momento in cui tu ti stai affacciando fuori, vedi già direttamente Wyatt magari sul portico, vedi già un vagante che sta mordendo forse anche qualcuno uno dei sopravvissuti della baita, capito? Quindi ti ritrovi proprio in mezzo al caos appena esci.
Quindi avete tutti modo di fare qualcosa, siete tutti consci della situazione in un modo o nell'altro. Quindi vi chiedo, il primo tiro da fare sarebbe quello di leadership. Qualcuno, se qualcuno non fa il tiro di leadership, può anche dirmi no, secondo me il mio personaggio non se n'è ancora accorto e per questo turno non fa niente. Però è rischioso ovviamente. Ditemi voi come realisticamente come vi immaginate la scena. C'è qualcuno che secondo voi fa leadership? Io farei quello che ti ho detto, quindi dimmi tu. Tu attacchi però, nel senso, il tuo non è un tiro di sì. Leadership. No, no, vado diretto dicendo a Ethan questa cosa, insomma. Esatto, no, te l'ho detto questa cosa perché il leadership è il primo tiro da fare, perché gli altri devono capire se hanno dei dadi in più. Ecco, scusate, mi ero dimenticato. No, niente, ma va tranquillo. Beh, anche se non è il più probabilmente adatto a farlo, a questo punto è Ethan che, spinto da Elias, corre dentro, inizia a dare ordini a destra e a sinistra dicendo a chi trova intorno, inizia a dire trovate da dove sono entrati sti maledetti, e poi si butta dentro la capanna per iniziare a cercare di prendere Alicia, il medico, e a dire a qualcuno di iniziare a organizzare la fuga dal rifugio, a trovare un posto dove salvarsi e iniziare a mandare in giro qualcuno ad avvertire gli altri e a cercare Brett e Wyatt. Quindi magari un tiro di leadership più ampio rispetto a solo al nostro piccolo gruppo. Assolutamente, no, ma ci sta. Anche se la consideriamo tutto nella scena, certo. E allora direi proprio che fai il tuo bel tiro, vediamo quanti successi fai. Esatto. E ogni successo è un dadino in più che possono avere gli altri, oltre magari a un effetto. Non è sicuramente il più generale, lo faccio subito. Rolla. Poi successi. Mamma mia, stasera oggi on fire. Sì. Vuoi pushare? Puoi farlo per ottenere più successi. Ok, ma con altri due dadi ce ne servono 7. Ho la sensazione che va bene, dai, giochiamocela tutta stasera. E lo stress, lo spavento che si è preso, il caricarsi Alicia sulle spalle. Ah no, perdonami. Sì. Non puoi caricarti Alicia sulle spalle. Non la puoi spostare. Se la sposti muore. Spostare. L'avete appena stabilizzata. Ah. Mi faccio dare una mano a trasportarla col letto come se fosse una barella. Con un lenzuolo, cioè tipo tenuto come barella, delle cose così. Proviamo insieme al medico a fare qualcosa, come magari l'hanno anche già messa su qualcosa con le rotelle, non so. No, lei era su un letto normalissimo, l'unica cosa che poteva allora fare. Allora la tentiamo. Tanto lei è morta di sicuro, quindi a sto punto col dottore, magari prendendo qualche altro mariuolo che c'era intorno, a cercare di trasportarla, sì, o con lenzuolo o con una panca, qualcosa, una tavola di legno dove metterla sopra, magari su un tavolo con le gambe rotte. E ho pushato e sono 3 successi. Direi che di più non potevo chiedere. Su 4 dadi direi che... Sì. Assolutamente. Benissimo, a questo punto credo che... Penso, non so se vadano dichiarate prima le azioni, non mi ricordo, se tutti dovete dichiarare che cosa fate. No, non è un brawl. Penso che... Esatto, non è il brawl che è diviso in fasi. Qua lui ha fatto leadership. Voi sapete che avete un pool di 3 dadi aggiuntivi da cui potete pescare, ovviamente, nel caso. Quindi partiamo da Elias, che aveva già fatto la sua brava dichiarazione di intenti bellicosi. Vado di fucile a pompa. Mi prenderei a questo punto, visto che abbiamo 3 dadi extra, ci dismezziamo uno a capoccia, almeno uno me lo prenderei. Quindi mi aggiungo un dadino. Assolutamente sì, devi cliccare sul fucile a pompa, o sull'icona del fucile a pompa. Uscio. Mi becco, vado. Ok, va meglio. Quindi vado tipo Rambo, cercando di coprire la strada agli altri. Allora, aspetta un attimo però.
scusami, perché nel caso, errore mio ovviamente, perché tutte le volte magari mi dimentico di questa cosa, perché combattere i morti, aspetta, fammi vedere, questo è livello di minaccia 3, livello di minaccia 3, vabbè, a parte che tutti dovevate prendere un punto stress perché ovviamente i vaganti erano già molto vicini. Lo mettiamo. Ok, lo mettiamo. E col livello di minaccia 3, sì, ranged combat, ok. Le abilità, scusate perché non ve l'ho ricordato, che potete usare col livello di minaccia 3 sono Endure, Force, Mobility, Ranged Combat e Stealth. Ok, allora sto a posto, ho fatto Ranged Combat. Perfetto. E hai fatto 4 grassi successi su 7. 7, sì, 7. Cavolo. Wyatt, si tratta di menare le mani. Wyatt, vedendo il caos attorno a sé, inizia a prendere alcuni dei delle altre persone attorno a sé, quindi altre persone del rifugio, e inizia a indirizzarle verso magari il retro della baita, sperando che di trovarne di meno e trovare un posto sicuro, e li guida con velocità in questo senso. Ti farei una prova di mobility. Ok, anch'io mi prendo un dado del pool. Non male, assolutamente. E quindi appunto vediamo Wyatt e una manciata di persone correre attraverso il portico della baita, scavalcare lo steccato che dà verso il retro, e corriamo giù pestando sull'orto, pestando su alcune provviste, e ci svincoliamo leggermente. Ok, perfetto. Tu, Brett, invece? Allora, io non so se posso utilizzare in questo caso anche il talento testardo, che mi dà un bonus di +3, perché l'idea è che anche se magari dobbiamo aiutare gli altri ad allontanarsi e andare noi stessi via... Stai vicino al microfono, scusami, ma... Da tutto quale sono, dovrei fare quello che fa Elias, e quindi imbracciare la pistola che mi hanno dato, anche se non sono bravissimo ancora ad utilizzarla. Quindi è come se corressi dall'altra parte della folla, diciamo, controvento, per andare ad attaccare i vaganti. Ok, però quello ti dà un bonus di +3 sul tuo drive, no? Qual è il tuo drive? Che ora devo fare come i grandi. Ok. Che può voler dire tutto, dipende da che grande ti riferisci, però giustamente ho un mix di 3 esperienze, esatto. Non lo so. devi essere un po' Asperger come Ethan, devi essere un ex criminale o religioso religioso e uomo della terra, esatto. Cosa scegli? Quale busta scegli? La busta nonno, che uomo della terra. Proteggo il mio gregge. Proteggo la mia casa. E la difendo. Ok. Ok, sì, vista in quell'ottica lì, sì. Allora tu magari proteggi proprio questa, anche questa... Vedi che Wyatt sta mettendo in salvo altre persone. E
stanno dirigendo appunto verso il retro, eccetera, e te sei proprio lì e ti rendi conto che puoi fare qualcosa, assolutamente. Ricorda quindi, anche il dado di leadership. Quindi sarebbero 3 dadi in più, giusto? Sarebbero 3 dati dal tuo talento, più uno o quattro, direi. Bene. E utilizzerei Range Combat, che in realtà ho 0, quindi queste cose potrebbero aiutarmi. E hai una pistola, vero? Sì. Allora sì. Clicca sull'iconcina della pistola e poi ci sommi il 4, cioè in bonus dice, adesso non mi ricordo cos'è che c'è scritto. E andiamo. Secchiellate di dadi. 15 dadi, tiri? E sono 3 successi, dai. Ma come fai a tirare 11 dadi? Perché ho 5 in agilità. Ah. Ho il 2 della revolver, 4 da voi. Ok. Quindi avete fatto un totale di 4, 7, 9. Cioè avete fatto ben 2 punti in più, 2 successi in più di quelli che vi servivano. Non ho avuto modo di accrescere la minaccia, non mi avete mai dato modo di far niente. Siete dei killer divaganti. E i corpi si accumulano. La minaccia è stata quantomeno contenuta. No, i vaganti non sono riusciti ad arrampicarsi, non si arrampicano, però anche salendo per delle rampe, magari entrare dentro la baita, o purtroppo qualcuno ci ha rimesso la pelle, non sapete in quanti del vostro gruppo, ma esattamente come quello che ha visto Wyatt, quella persona che veniva morsa, qualcun altro probabilmente combattendo ha fatto la stessa fine, o forse in preda al panico si è fatto cogliere impreparato. Quindi non è stata una lotta totalmente priva di perdite, ma benché la minaccia sia contenuta, voi vedete che qualche vagante ancora si muove come se arrivassero da un punto, ed è un punto ancora un po' avvolto nell'oscurità, benché l'alba stia, c'è questa silhouette, no, di alberi contro il cielo che si sta cominciando a rischiarare, quindi è ancora buio nella foresta. E nello steccato, cioè nella palizzata, scusate, di legno, eccetera, sul retro, qualche vagante continua ad arrivare attirato dal rumore verso la baita, come se arrivassero da là. E qualcuno di voi va a dare un'occhiata, o vi occupate, o rimanete tutti compatti? Ditemi cosa fate. Wyatt, visto che appunto lui guidava il gruppo che stava andando sul retro della baita, diciamo che se appunto vede che i vaganti stanno da questa apertura, riescono a mettere le mani, a scavare o a comunque a strisciarsi attraverso questa apertura, sicuramente si avvicina per vedere perché abbiamo un'apertura qui. Non lo sai perché c'è un'apertura lì. Tu vedi che lo steccato, e man mano che ti avvicini, ovviamente l'oscurità non è fitta, quindi se ti avvicini noti meglio i dettagli. Ci sono dei vaganti, e sono ancora parecchi in realtà, che spingono sulla palizzata e riescono a entrare un po' alla volta, però sempre di più, perché la palizzata sta cedendo. È come se in un punto ci fosse un asse che è appunto semovente, un po' come quella che usava Daniel per uscire, no? Però è in un altro posto, è sul retro.
E quest'asse pare che probabilmente un vagante che ha sentito un rumore, poi due, poi tre si sono accumulati, hanno rotto da un buco, hanno creato proprio una specie di apertura che diventerà ancora più grossa nel momento in cui spingeranno ancora di più. Ok, vabbè, ovviamente ad alta voce, anche chiamando i miei compagni, dico, entrando da qui, cerchiamo qualcosa per coprire questo buco. Quindi magari Wyatt si guarda intorno per vedere se c'è qualcosa nell'immediato che può fare, però intanto vorrei lasciarlo parlare. Ok, dimmi Elias. Non ti sento però, non so perché, ma non ti sento. Ah, scusate, mi ero mutato io, per non far rumore. Sentendo Wyatt che dice questa cosa, andrei probabilmente a prendere uno dei materassi più leggeri all'interno della baita per piazzarlo davanti alla cosa e almeno reggere, almeno al momento, il buco, se riesco a bloccarlo almeno sul momento. La prima stanza ovviamente che è stata liberata è un materasso sporco di sangue ed è quello dove poco prima c'era ovviamente adagiata Alicia. Immaginavo, però prendo quello e cerco di piazzarlo davanti al buco almeno per dare il tempo agli altri, insomma, di muoversi e cercare di bloccare momentaneamente nel frattempo che qualcuno cerchi qualcosa più resistente per fermare il tutto. Ok, questo non è un combattimento contro uno sciame, però vi chiedo una prova. Dimmi anche tu, Brett, e tu, Ethan, se in tutto questo ambaradan volete, che cosa state facendo, insomma, dove siete secondo voi. Tu, Brett, mi sa che eri vicino comunque a ad Elias. Ah, ok, ad Elias. Penso okay. Durante la collutazione, insomma, con i vaganti. Ma in realtà, più che dare una mano fisica, sì, a livello proprio di spostare qualcosa davanti al buco, cercherei di capire che cos'è che manda o che attira questi vaganti. Perché trovo strano che ci sia, insomma, così tanta gente in un posto che era parzialmente sicuro, solo a causa di un foro. Quindi cosa cercassi, diciamo, nell'oscurità, il volto di Daniel per capire se è lui che ce li ha mandati, se fa parte della sua fuga con quei pazzi. Ok, dopo nel caso ti faccio fare un tiro dopo, va bene. E invece tu, Ethan? Allora, Ethan, secondo me, in questo primo momento è ancora insieme al dottor Graham e a qualcun altro che stanno mettendo in sicurezza Alicia. Non so se, come dire, è già stato fatto e posso unirmi agli altri. Secondo me sono ancora un attimo Ethan, ancora un attimo impegnato a far questo prima di poter un attimo guardarsi intorno e vedere cosa sta succedendo. Non mi importa che ti unisci agli altri, dimmi tu quello che secondo te stai facendo. Per poi adesso mi regolo. Sta ancora facendo questo, sta mettendo in sicurezza Alicia e controllando un po' insieme al dottore com'è la situazione del resto del campo. E allora partiamo proprio da te, perché la situazione è concitata. Voi non avevate una barella, avete dovuto prendere un lenzuolo, tu e Liam avete dovuto cercare di spostare Alicia, magari metterla in una stanza, chiudere, eccetera. È una persona comunque gravemente ferita che avete appena rattoppato prendendola per i capelli proprio e spostarla è un rischio. Quindi ti chiederei, Ethan, qualcosa relativo anzi no guarda non mi interessa. Dimmi tu quale skill vuoi usare, basta che me la giustifichi in maniera coerente col fatto di riuscire a trasportare Alicia in maniera sicura senza fare cazzate, sai, senza farti sfuggire di mano il lenzuolo, senza sbatterle la testa e poi a parte quelle cose, insomma, magari facendolo in fretta. Dimmi tu. Direi che sia forza, strength, forza. Ci può stare, certo, per tenerla salda, certo. Sì, penso che sia l'unica perché le altre non è che
Endure non so, però tanto più o meno è il livello uguale, quindi... Me la decidi tu e poi ti dico se Liam ti dà o no un bonus, perché i PNG possono dare un bonus solo se sono particolarmente esperti in qualcosa. Okay. Endure cos'è di solito? Endure credo sia resistenza fisica, che è un po' resistere senza mangiare, credo, o comunque anche fare sforzi continuativi, adesso non... Allora utilizzerei, tanto è la stessa cosa, però preferisco utilizzare più che forza Endure, perché effettivamente è uno sforzo che deve essere mantenuto in un momento di difficoltà, perché stiamo comunque scappando. Ok, no, Liam lo vedi abbastanza provato, e forse è proprio per quello, non ti dà una mano, non dico che ti sia d'intralcio, ma ovviamente siete in due a portare questo lenzuolo, però diciamo che non ti dà una mano, è molto stanco. Incrociamo le dita. Dovevo aggiungere uno di stress per lo sciame, vero, prima? Sì, in realtà sì. Quindi vado a 3. Va bene, incrociamo le dita. Porca vacca. Prima o poi. 3 successi con un messed up. 3 successi, ce la fai assolutamente. E Alicia è in sicurezza, è proprio chiusa in una stanza, evidentemente, probabilmente Liam è lì con lei, a meno che tu non dica diversamente. Il messed up, ti dico che secondo me... In questo caso potrebbe essere... Allora, un attimo, Allora, non ti accorgi, e nel marasma per ora non ce l'hai più, a meno che tu non la ritrovi in un secondo momento. Non hai la pistola. Probabilmente era infilata nella cintura, dietro, qualcosa. Non penso tu avessi una fondina vera e propria. Di conseguenza, nel trasportare Alicia così, evidentemente ci hai preso contro e nel casino. Va bene. La tolgo dal fatto. Ok. Gli altri invece, diciamo che oltre a perderla non me ne rendo neanche conto, così peggioriamo la situazione. Mm-hmm. Allora, tu Elias volevi tappare, anche tu, fammi la stessa cosa, dimmi come, appunto, tu prendevi il materasso, che cosa vuoi usare come skill? Utilizzerei forze, perché letteralmente scarico tutta l'adrenalina che ho per cercare di bloccare questa cosa e tenere fuori il più possibile, tenerla forte, esatto. Quindi direi utilizzerei force. Probabilmente Wyatt si unirebbe ad Elias in questa cosa, sì, è vero che lui ha richiamato l'attenzione, però nell'immediato è lì, quindi se Elias interviene... Ok, perché tu Wyatt in realtà prima avevi detto che volevi fare qualcos'altro, o sbaglio? No, io vedendo l'apertura ho solo richiamato l'attenzione, però poi mi stavo guardando attorno per cercare qualcosa da coprire, ma l'intervento di Elias è stato provvidenziale. E quindi metto dei dadi bonus per l'aiuto di Wyatt. Hai un dado, sì. Ok. Io pusherei di nuovo. Nessun successo. Pushi? Ok. Vado a 3 di stress, però ci sta anche con tutta la situazione, perché Elias per mantenere la calma si sta stressando un sacco. Ok, 2 successi. Ottimo. Riuscite a tenere a bada questi... con questo tappo di fortuna, poi a voi magari si aggiungono anche altre persone, gli stessi che appunto tu Wyatt avevi portato via un attimo dal pericolo, vi danno una mano, quindi ce la fate,
Tu invece, Brett, hai detto che volevi guardare se, ma tu volevi guardare se c'era Daniel fisicamente lì dentro o se, che cosa, cioè, spiegami un attimo che cosa volevi fare. Allora, io ho tipo le crisi di persecuzione, cioè sento che non è normale avere tutte queste persone qui, nonostante insomma abbiamo avuto il nostro da fare, quindi non siamo stati molto attenti al perimetro della baita. Quindi ho questa sensazione di essere stato attaccato, come se qualcuno ce li avesse proprio scaricati vicino alla zona. E quindi dicendo 2 più 2 tra me e me, dico ok, se qualcuno ce li ha scaricati qui, vuol dire che conosce il nostro rifugio. Chi puoi conoscerlo se non quello stronzo che adesso non è al rifugio e che sta con quelli dal nome Emily? Quindi vorrei vedere se c'è effettivamente, non so, un qualcosa dalla quale potrebbero uscire questi vaganti. O qualcuno che ce li sta aizzando con, non so, dei rumori, delle luci, qualcosa verso di noi. Ok, che skill potresti usare per evincere questa cosa? O survival o scout forse, per la questione del con lo scout trovi cosa Sì, all'interno sai che dell'area. forse è E scout, effettivamente. non posso utilizzare il drive perché già l'ho utilizzato, quindi ti faccio un tiro in scout. Zero Push. successi, pushing, vai. Sì, non fa niente. La Peppa, tre successi, mamma mia, ragazzi, stasera volete proprio chiudere in bellezza. Allora, con tre successi su questa cosa, tu vedi? Allora, ogni successo ti dico una cosa. Uno, vedi che l'apertura, per quanto ormai sia molto divelta dal numero di vaganti che ci avevano premuto contro, però era un asse, la vedi ancora un po' appesa che dondola e si apre quando i vaganti provano a entrare e loro col materasso provano a tenerli fuori. E fondamentalmente si muove nello stesso modo in cui nello stesso modo dell'altra uscita di Daniel, quella che aveva inchiodato prima Elias e che poi voleva usare per andarsene. Quindi è un po' il sistema Daniel, mettilo così. Evidentemente aveva trovato un modo che funzionava, ma non è qualcosa, cioè sembra proprio un'altra sua uscita, è come se avesse avuto un'altra uscita o entrata, no, per fare le sue uscite. Trovi e quello lo vedi un po' tra i piedi, tra alcuni vaganti morti, tra i piedi anche loro che scalpicciano mentre tentano di tenere il materasso, eccetera. C'è un animale mezzo mangiato, potrebbe essere stato quello che ha attirato verso l'apertura, forse un animale che è entrato, qualche vagante l'ha raggiunto e quel cadavere, diciamo, fresco ne ha attirati altri. Oppure era stato messo lì apposta per attirarli. Fatto sta che c'è, non lo so cosa potrebbe essere, una lepre, metti, qualcosa del genere. E vedi che è mezza, immagini, mangiucchiata, poi loro ci stanno anche calpestando sopra, probabilmente senza vederla, perché quindi è difficile da capire. Tu stai solamente dando un'occhiata così. Quindi diciamo che è qualcosa che non sta all'interno della nostra recinzione. Cioè non è uno dei nostri animali, diciamo. No, non è uno dei vostri animali. È sicuramente un Purtroppo. animale selvatico, insomma, che potrebbe essere entrato anche per i cavoli suoi, cioè può succedere. O forse no. E come terza cosa, ancor prima degli altri, tu senti la voce di Daniel. Gli altri no. È fuori dalla palizzata. E ci sono anche altre voci, però, non c'è solo la sua. E stanno dicendo: sono tantissimi. Sì, di qua, prendiamoli alle spalle. Stanno cercando di tenerli. Sì, ci stanno riuscendo.
senti delle frasi di questo tipo. Non sai riferite a chi o riferite a cosa. E ora hai modo di dirmi eventualmente cosa fai, perché queste sono tutte cose che noti o che senti. Allora, sicuramente l'idea che mi faccio è proprio quella di essere sotto attacco voluto anche da Daniel, che se dall'altra parte se sta parlando con quelli e se dicono queste cose vuol dire che non è più nostro amico, non è più affezionato a noi. Quindi il mio intento è quello di fermarli, però posso fermare lui per primo, perché è quello che conosco meglio e conosco magari i suoi punti deboli. E anche se non sono molto sicuro di quello che sto per fare, impugnerei la pistola saldamente e cercherei di farmi vicino silenziosamente verso la loro voce, perché se ci riesco e posso sparare alle spalle di Daniel, magari porto un po' di vendetta, diciamo. Allora, la situa è questa: tu sei dentro, ovviamente c'è la palizzata, il buco loro lo stanno tenendo tappato. Per uscire o passi dall'altro buco che avevi visto prima, che Elias aveva, diciamo, aperto, l'altro passaggio di Daniel, diciamo, e fai il giro, quindi vai poi sul retro passando dall'esterno. Altrimenti non credo ci sia altro modo, perché sennò l'unico modo di uscire sarebbe passare dal buco, ma ci sono tutti i vaganti, quindi è abbastanza improbabile passare da lì. Sì, ma io sono piccolo piccolo, sneaky sneaky, quindi... Se vuoi fare sneaky sneaky tra il loro materasso e i vaganti... No, quello no, è troppo... Puoi farlo, è l'unica altra apertura che c'è, puoi farlo, è un tiro di sneaky sneaky, in realtà ce la puoi anche fare se mi usi una skill in cui tu sei... Non c'è l'altra porta che dicevi... usata da Daniel, quella che poi è stata sistemata in realtà da Elias. Sì, devi fare il giro dall'esterno, sì, ovviamente, sì. Perché era più verso il fronte quell'altra. Fare così, cioè magari ovviamente correndo quando sto all'interno della baita, poi rallentando quando sto per avvicinarmi. Ci metti un pochino di più. Sì, però fare così per stare sul sicuro e non attirare l'attenzione di loro. Ci metti un pochino di più, chiedo un attimo prima di dirvi una cosa, che cosa succede nel mentre che tu fai il giro. Ethan, fai qualcosa? Tu andavi verso l'esterno a questo punto o facevi altro all'interno? Beh no, una volta che siamo riusciti con il dottore a mettere Alicia in sicurezza in una piccola casupola, a quel punto esco, mi guardo intorno e cerco di raggiungere magari Elias e Wyatt, che li vedo trafficare con... Sì, ci sono loro, c'è probabilmente Anne, Mildred, insomma, vedi diverse, più varie altre persone. Allora, che insomma stanno cercando di darsi da fare per... prendere magari qualcosa che non sia proprio un materasso e magari sai raccattare. Vedo per caso Brett che se ne va in giro. Dipende se esci proprio in quel momento. Fammi un ovviamente essendo una serie TV vuoi non uscire proprio nel momento in cui Brett, esatto, sta sgattando fuori. Quello che mi domandavo. Esatto. Ragazzi, se no le scrive. Volevo proprio scatenare quello. Esatto. Guarda, non ti faccio manco fare un tiro. Per me lo vedi, decidi tu che cosa vuoi fare. Se vuoi andare a dare una mano agli altri, o se vuoi seguire lui, o se... Sta già uscendo, non è che puoi fermarlo. Lo vedi solo che sta uscendo. Sì, Ethan vede Elias e Wyatt che sono... stanno tenendo chiusa la barricata e li vede in grado di gestirsela da sola. Poi pensa a Brett che sta uscendo da solo e non capisce dove stia andando, fuori in mezzo ai vaganti. Non lo riesce a fermare ovviamente, ma gli corro dietro, quindi lo seguo e vado con lui. Non capisco bene cosa sia, ma sicuramente sta per fare qualche danno a se stesso o a chissà chi. Wyatt ed Elias, che state ancora tenendo eccetera, qui stanno arrivando persone con delle assi per tenere fermo il materasso, quasi un po' alcuni a inchiodarle, ovviamente dovete sempre rimanerci voi più altri lì a tenere premuto.
Però sentite, dopo un po', le sentite anche voi sopra i versi sconnessi ai, dei vaganti, sentite proprio alcune voci che dicono: tu prendi quelli, io mi occupo di questi, state attenti, sì, non ci stanno guardando, adesso. E sentite dopo un po' la pressione che diminuisce e sentite rumori di colpi e il classico rumore di teste di vaganti che vengono sfondate e la pressione sul materasso, sulle assi, sulla barricata diminuisce sempre di più. Chiunque sia all'esterno sta sfoltendo il numero di vaganti, li sta uccidendo e vi sta aiutando in qualche modo, ovviamente. E tu, Brett, e a questo punto anche tu, Ethan, che sei dietro Brett in qualche modo, vedete vedete questo nella luce dell'alba, vedete questo gruppo di persone, saranno una decina, tra i quali tu entrambi vedete che c'è anche Daniel. Sono armati con delle armi da botte, insomma, delle mazze, delle lance, cose così, e si stanno organizzando, sono anche abbastanza ben organizzati, e stanno uccidendo i vaganti che stavano premendo dall'esterno della barricata. Vaganti che vengono, guardate, ve li tolgo proprio, eliminati. Dopo poco, diciamo che sicuramente dopo questa cosa, questa visione, Daniel non morirà per mano mia, anzi se vedo che comunque è lì che sta cercando di dare una mano, cercherei di affiancarlo, di portarmelo dietro la schiena, perché in realtà sono io che devo prendermi cura della baita. Adesso mi sto nominando da solo come Dio e protettore di questo posto. Quindi anche Daniel, per favore, stai qui, buono. Non brandire nessuna arma, che ci pensa Brett a casa. E vorrei combattere insieme a loro. Allora, quando tutti voi vi avvicinate, anche tu, tu Ethan, vuoi fermare Brett in qualche modo o ti unisci? O vai? Ma allora, se quello che vediamo è quello di questa gente insieme a Daniel che sta dando una mano ad ammazzare i vaganti, Ethan non vede minaccia particolare in questo momento se non quella dei vaganti, quindi non ferma Brett, anzi si unisce, si tocca le tasche per cercare la pistola, ovviamente non si accorge in questo momento di non avercela più con sé e cerca un'arma di improvvisata e si mette anche lui a finire il lavoro, cioè, da come la, certo, vede, la vede con gente che in questo momento non sa chi siano ma li sta aiutando, certo. Poi c'è anche Daniel, quindi alla fin fine una persona fidata, ed è quello che fate. Anzi, quando vi avvicinate, loro non hanno proprio, vi danno anche vi urlano delle indicazioni, tipo attento alle spalle, cosa, ok, di qua, grazie, cioè sì, tutti insieme, cioè cerchi che vedi che stanno organizzando anche voi che siete appena arrivati, e Daniel incrocia il tuo sguardo, Brett, ovviamente ti vede e ti sorride, proprio un sorriso iper sincero, cioè proprio il suo sorriso smagliante solito. Lui c'ha la pelle scura anche, no? Quindi sti denti bianchi. Intanto che sta uccidendo un vagante e che Donald, il loro cane, è lì di fianco a lui, che abbaia e che attira i vaganti muovendosi, e lui che li finisce magari alle spalle, eccetera, proprio. E dopo pochi minuti, proprio pochi minuti, l'ultimo vagante anche viene finito.
Io penso che a livello di, diciamo, scena rallenti, nel momento in cui lui sorride, mi rendo conto che è la persona più bella del mondo insieme al suo cane che sta facendo questa cosa, quindi niente, cioè lo affianco come se fossimo due guerrieri di chissà quale storia dei fumetti e lo aiuto. Cioè mi coordino a lui anche in questa cosa, come se davvero fossimo due supereroi, noi e il cane. Certo, sì, fate tutto insieme, insieme anche al resto del gruppo, ma la vostra sinergia ovviamente voi vi conoscete, insomma, probabilmente vi sorridete anche l'un l'altro. E sudati alla fine comunque vedete che anche le altre persone si complimentano l'un l'altra, si battono il 5, si danno delle pacche sulle spalle e alcuni di loro vedete che con le mani alzate, insomma con le armi anche sollevate, anche appoggiandole per terra, anche parlano a te Elias e Wyatt e a tutte le altre persone che sono all'interno dello steccato e dicono: non siamo qui per fare del male. E Daniel anche dice: no, non sono qui per fare del male. Vai Elias, scusami. Da dove venite? Chi siete? Abbiamo una comunità. È abbastanza distante da qui, ma noi creiamo dei gruppi che vadano in giro e cerchino altri sopravvissuti. È bene essere in tanti e aiutarci a vicenda. È inutile fare piccoli gruppi che poi, ecco, basta veramente poco perché, beh, insomma, sì, comunque abbiamo una comunità e, beh, ci chiediamo sempre se qualcuno voglia unirsi a noi. Ci sono dei tratti che mi possono far venire in mente che possano essere gli stessi che hanno preso Mary? Se sono gli stessi, devono essere persone totalmente diverse, perché quelli che tu hai visto del gruppo di cui faceva parte Mary erano... No, intendo se hanno dei tratti, qualcosa, tipo un vestiario, un dettaglio che mi possa far pensare che non avevi notato. Gli altri erano praticamente morti, cioè, quindi voglio dire. Esatto, no, ma poi non avevi notato neanche allora, non avevi notato, cioè non si... È difficilissimo che si vada in giro con dei simboli, perché non hai molto. Okay. Sono in pochi a farlo e solitamente non è mai una cosa buona, perché se qualcuno si mette dei simboli vuol dire che è abbastanza fanatico nel modo sbagliato. Loro non hanno addosso dei simboli, però vedi che Daniel avanza verso di voi, verso l'apertura nello steccato, e dice: sono qui intorno da un po', da qualche giorno, e volevo presentarveli, ma poi è successo quello che è successo e, beh, pensavo non fosse il momento, voi eravate tutti andati via e diciamocelo, quelli che erano rimasti dentro, beh, quelli non contano niente, senza di voi questa piccola comunità non sarebbe niente. Ma non possiamo farcela da soli. Sono stati qui per qualche giorno senza aiutare minimamente Alicia, tua madre. Non avrebbero potuto fare niente, non c'è un medico tra di loro. Io li ho conosciuti... Beh, li ho conosciuti. Forse anche prima. Qualcun altro di loro sa quando sono uscito... Erano qui nella zona e, beh, mi hanno parlato della loro comunità. È bella. È una bella comunità, sai, Brett. E ci sei già stato? No. È troppo lontana da qui. Allora non puoi saperlo. Anche questa è bella. Questa non esiste più. O quasi. Quando siete andati via voi, non avete visto le facce degli altri. Era come se... Beh, non...
non credessero più in niente. È strana come cosa, no? È come se un pugno di persone potesse decidere il destino di tutti. Beh, evidentemente quelle persone siete voi. E in base a quello che deciderete, forse potremmo sopravvivere ancora. Qui è solo questione di tempo, siamo troppo isolati. Finirà il cibo. O forse arriverà un branco veramente grosso. Abbiamo incontrato una comunità lungo il tragitto che facevamo per trovare le medicine di tua madre. Non era una bella comunità, ora non so se loro sono gli stessi. Allora, tu il nome... Rimango sempre comunque con il fucile in mano, eh? Certo. Allora, io se non l'ho detto è perché è stato un errore mio la volta scorsa, ma recupero adesso dicendo che in realtà tu il nome lo conosci, perché ho detto da tua figlia, ho detto da quello che era il leader di quella squadra, insomma, quell'altro che è. Tu sai che che il gruppo di cui faccia parte tua figlia si fanno chiamare i viventi, the living. E quindi il nome lo sai, volendoli, questo te lo dico perché volendo puoi nominarli, okay. Però okay. Decidi tu se farlo o no. Fate parte di un gruppo chiamato i viventi? Vedi subito che alcune persone scuotono le mani, scuotono la testa e dicono no. Che Padre Morgan ci protegga, assolutamente no. Quelli ci è capitato di incrociarli, stanno a sud se non sbaglio. Beh, noi ci teniamo lontani da quelle zone, stiamo battendo le zone più a nord. Quelli sono dei criminali. E Padre Morgan chi sarebbe? Siete per caso i risorti? Ci conosci? Sì, ci facciamo chiamare così. E vedi che dalla camicia, insomma, dalla maglietta, tirano fuori un piccolo crocifisso. Sono piccoli crocifissi, ognuno diverso dall'altro. Vedi che lo fanno tutti, ce l'hanno tutti. E è un piccolo crocifisso con una... Tu ci sei abbastanza vicino per notarlo, Ethan. Ha una M incisa sopra, proprio come se fosse con il coltello, no? Ethan, lanciando una velocissima occhiata ai suoi compagni, a Elias soprattutto, dice: sì, abbiamo conosciuto uno dei vostri qualche tempo fa qua intorno, si chiamava Zane Spark. Zane? Stava vicino ad un centro di cura, se non sbaglio. Mi dispiace, quel nome non mi dice niente. Ragazzi, qualcuno di voi si ricorda di un certo Zane Sparks? Vedi che c'è un po' di parlottio tra questa decina di persone. Ma non è quello che faceva la calappia cani? Era quello allampanato. Sì, quello non c'era tutto con la testa. Ma era un bravo ragazzo. A un certo punto se n'è voluto andare. Voi l'avete lasciato andare? Beh, noi non teniamo nessuno prigioniero. No, ma se la vostra comunità è bella, perché andarsene? E tu sai che cosa passa nella testa di tutte le persone? Daniel ti butta, ti dà anche una gomitata e ti dice: Brett, che cazzo stai dicendo? Perché sei così sospettoso? Te l'ho detto. Sono brave persone queste. Ma non le conosci? Non le conosco. E secondo te quando uscivo? Sì, certo, mi sono fatti i miei giri. Ma nei giorni anche precedenti? Io è da un po' che li conosco, questi. E non me ne hai mai parlato? Certo che no, perché reagisci così, come uno stronzo. Sei sempre sospettoso. Sposterei la
la gruccia, non so come si chiama, oddio, la cosa da accalappia cani, che aveva il loro amico, e la puntellerei a terra, così, per far vedere che ce l'ho, che sono molto sospettoso e arrabbiato con Daniel. Allora, loro non fanno gran segno di averla riconosciuta, cioè era già a stento, si ricordavano di questo Vayne. Quella è una pertica che tu potresti aver preso ovunque, però diciamo che il fatto che faceva la calappia cani su Daniel forse fa effetto, nel senso che lui fa 2 più 2 e sa come tu ti comporti magari, e nota il tuo gesto e dice: forse sei tu, Brett, che non sei adatto per i risorti. Dove l'hai presa quella? Come gliel'hai presa? Forse dovresti andare con i viventi, ti troveresti meglio. O resto qui, con nonno e quegli altri. Io do per scontato che resteremo tutti quanti qui, perché questa è casa nostra, l'abbiamo appena difesa, e quindi orgoglio proprio. Però non guardo in faccia a nessuno mentre parlo adesso, perché mi sembra di stare al centro dell'attenzione e questa cosa non mi piace. No, no, non siete, ovviamente queste cose Daniel te le dice, non dico in privato perché siete lì, però parlottando con te, non è che state facendo un discorso sul palco. Elias, prima ti faccio parlare, ti dico una cosa prima, che Mildred ti si è avvicinata durante ovviamente tutto questo simposio che sta avvenendo tra metà fuori, proprio tra il buco della staccionata, fondamentalmente chi è dentro e chi è fuori. Mildred si avvicina, ti si avvicina e dice: sarebbe il caso di indagare su questi, però noi vogliamo andarcene, ma non possiamo certo farcela in due, no? Beh, meglio pochi ma buoni, Mildred. Sì che possiamo farcela in due. Ci nascondiamo meglio. Ascolta, ma per quanto certo possiamo farcela? Io non voglio stare da sola in mezzo al bosco. Io voglio semplicemente lasciare una comunità per un'altra, che ha le ore contate. E finire in un altro gruppo di pazzi? No, non mi sembrano, no, non mi sembrano pazzoidi questi. Però, ehi, non li conosco. Potresti avere ragione anche tu. Però, secondo me... Mildred, io non ti obbligo a venire con me. Lo sai che è un altro obiettivo. Hanno detto che i viventi sono a sud e io è lì che andrò. Perché Mary probabilmente è lì, quindi... Se tu vuoi andare con questi risorti, vai pure. Vuoi... Io ho altri obiettivi. Vuoi andare a sud? Dai viventi? Da mia figlia. Sì, ma tua figlia è al centro di una montagna di merda. E come riuscirai a scavare fino a lei? Da sarò solo lì a sollevarla, quella montagna di merda, se servirà a raggiungerla. È un suicidio, quindi, Elias. Non me ne interessa. Ho fatto di peggio per lei. Ne parliamo dopo. E chiude così e... Volevi fare altro tu, scusami Elias, perché ti ho detto sta cosa di Mildred. No, era riferito a questa cosa, quindi okay. A quello che ho detto a Mildred l'avrei detto in generale, quindi. Ah, ok, va bene. Ditemi voi altri invece come prendete questa cosa. Vai Ethan e poi Wyatt. Ok, Ethan, vabbè, ha detto ovviamente la cosa del tizio per far ricordare un po' agli altri che sto qua era scappato dicendo che erano dei pazzi questi qua di i risorti, però giustamente si rivolge verso quello che ritiene essere un po' il capo, il portavoce di questo gruppo di persone di ricerca, gli dice: senti, la vostra è un'offerta molto molto allettante, però come potete immaginare, decidere qua su due piedi dopo quello che è successo, l'attacco, siamo un po' provati e sinceramente il nostro capo è in questo momento un attimo indisposto e penso che sarà una decisione che dovrà prendere il gruppo con una riunione che faremo quando il nostro capo, la nostra guida, si riprenderà, quindi immagino che per voi non sia un problema
tornare, magari avremo una proposta o un qualcosa, qualcuno di noi deciderà di seguirmi. Daniel ti interrompe, no. Dice: dottor Ethan, il capo indisposto è mia madre. E quindi? E quindi credo che sia io che debba prendere una decisione anche per lei, no? Sono suo figlio. Chi la prende questa chi la prende la decisione se spostarla, non spostarla, su dove dovrà andare? Tu? Chi cazzo sei tu? Guarda che mentre eri fuori l'abbiamo stabilizzata e salva, ha solo bisogno di tempo per riprendersi e la prenderà lei la decisione. Sì, e prenderà la decisione giusta. Come sempre, e comunque sarà una decisione che prenderemo insieme, non perché qualcuno ha deciso per tutti, come abbiamo sempre fatto. Forse qualcuno dovrebbe prenderla anche per te, visto che non mi pari molto cresciuto. Ti si avvicina e non l'hai mai visto così, è abbastanza aggressive come atteggiamento. Guarda, se io a distanza di schiaffo gli parte una sberla. Ero pronto a piantare un coltello nella testa di mia madre. Loro ci danno un'altra possibilità. Tu non capisci. Noi eravamo pronti a prenderci un coltello in pancia o in testa per salvare tua madre. Quindi vedi di andare a fare le tue prediche da qualche altra parte. E interviene uno del gruppo e dice: non vogliamo creare problemi. Non obblighiamo nessuno a venire con noi. Noi abbiamo conosciuto Daniel. Lui era veramente preoccupato per sua madre. Ci siamo felicissimi che ce l'abbia fatta. Ma vedete, forse lo sapete, non in tutti credono in quello che crediamo noi. Noi crediamo che se uno ha abbastanza fede, non c'è bisogno di coltelli, non c'è bisogno di finire le persone, perché quelle, beh, non si rialzano. È una questione di testa. Non lo so, lei è uno scienziato, l'hanno chiamata dottore, forse è una questione di chimica. Forse la fede smuove qualcosa nelle molecole del cervello. Beh, quel cervello non si rialza, vedete? Noi adoriamo Padre Morgan. Padre Morgan non è più con noi. Padre Morgan non è vivo. Ma non è nemmeno un vagante. Padre Morgan non si è mai rialzato. Io rido. Nervosamente in sottofondo, un po' isterico. Può essere, ve lo dico perché nell'ecosistema del mondo in cui state vivendo, ovviamente può essere una puttanata epocale, loro però ci credono, cioè proprio la faccia che vedete che uno che ci crede. Se fosse vero, vuol dire che quella persona, scientificamente parlando, ha qualcosa per cui il virus che tutti avete, che vi fa tornare in vita quando siete morti, su quella persona non ha attecchito. E quindi forse un vaccino, forse, se è vero. Certo. Ma io vi ringrazio e penso che la cosa migliore che potremmo fare è quando il nostro capo Alicia si sarà rimessa in piedi e potremmo fare questa famosa riunione e parlarne, vi inviteremo e potrete esporre alla nostra comunità le vostre ragioni, le vostre idee, le vostre speranze. E a quel punto decideremo come si fa, immagino, nelle comunità che sono rimaste legate a qualcosa del passato, ovvero il rispetto e la democrazia. Elias. Concordo con Ethan. Per quanto mi riguarda, mi suona come l'ennesimo fanatismo. Glielo dico direttamente.
contento per voi che abbiate questa fede che vi smuove, ma per quanto mi riguarda non fa per me. Aspetteremo almeno che Alicia si riprenda in modo da poter decidere di sua spontanea volontà. Sempre che, guardo Daniel, suo figlio sia d'accordo, ovviamente. E poi, ognuno per la propria strada. Chi vorrà andare con voi risorti potrà farlo, e chi no prenderà la sua strada. Allora, Wyatt, scusami, in tutta questa cosa in cui sono stati tirati fuori i crocifissi eccetera, loro, allora, ve lo dico perché adesso dipende, ovviamente magari non sono io a interpretare bene eccetera, però ve lo ribadisco perché è importante. Quello che vedete voi sono persone normali, nel senso potrebbero essere far parte del vostro gruppo, non sono fanatici, non dicono alleluia ogni parola che dicono, eccetera. Hanno buttato lì quelle due o tre cose, hanno tutti questo crocifisso con la M, ma vi sembrano così apparentemente delle persone molto tranquille e sanno anche il fatto. Loro, nel senso, perché come si sono comportate, proprio questo ve lo specifico nella cosa. È che per Elias già non voleva il gruppo prima, nel senso che no, ma io non lo dico, figurati, non lo dico per convincere te, figurati, no, era è per proprio una... giustificare la scelta, certo. Wyatt, finché c'è stata questa conversazione si è allontanato un attimo, è andato verso l'esterno della, cioè all'esterno della recinzione, ha fatto la curva che porta a questa apertura che i vaganti stavano usando e si è un attimo accovacciato a vedere i danni fatti e nota magari la lepre calpestata di prima, secondo me, non so se può andare bene, insomma è lì che pensa in silenzio. Poi, tornando dagli altri, dice, e sentendo questi discorsi di fede, aggiunge: secondo la mia opinione, la vostra fede è mal riposta. Ma le mie opinioni sono le mie. E la mia opinione è che aspetteremo, come dicono i miei compagni, che Alicia si sarà ripresa. E tu, Daniel, aspetterai con noi, perché tua madre, per quanto sia stabile, quello che dovevi fare non è detto che tu non lo debba ancora fare, quindi vedi di startene zitto, vai a fianco a Brett. Poi va verso Elias e sottovoce ti dice: ma guarda che fortuna che questi si sono presentati proprio nel momento in cui la recinzione stava venendo giù. E poi... cioè, non mi meraviglia. Daniel ti dice... dice... ehi, Wyatt, mi hai appena detto dove devo stare? Vuoi forse che io non sappia che devo stare vicino a mia madre? Beh, ve ne siete occupati voi, no? Con la vostra scienza. Ma nel caso non ce la facesse, io so che non me ne dovrò occupare, perché lei non si rialzerà. E non si rialzerà perché quelle cose che loro dicono sono vere. Tu non sei un uomo di fede. E dove sta scritto che la tua fede è più vera della mia? Non c'è scritto da nessuna parte. Ma, se siamo fortunati, il giorno in cui scopriremo chi ha ragione è ancora lontano. Quindi prega che tua madre si rialzi. Intendi viva o intendi viva? Ok, no, perché qui è un attimo. Se rialzi viva.
lui abbozza e dice qualcosa sotto tra i denti, insomma non si, e si allontana un po', dice, si rivolge agli altri, al gruppo di persone, quelli che sono i risorti, e dice: io dovrò occuparmi di mia madre finché non si sarà ripresa. E loro dicono: sì sì, certo, assolutamente, devi starle vicino. E a questo punto facciamo un po' uno sfumone e facciamo un salto, e mi dovete dire voi, secondo voi, io direi proprio di andare dialogo libero, fuori dai personaggi, le settimane che separano Alicia dalla sua guarigione, comunque Alicia poi si riprende, dopo comincia ad alzarsi in piedi, ci avrà la fasciatura, le fasciature vengono cambiate, poi la cicatrice, le vengono tolti i punti, bla bla bla, insomma tutto il processo di guarigione in cui ovviamente tutto va avanti più o meno come al solito. Ma vi chiedo delle cose, nel senso, voi tutti voi aspettate che Alicia si sia ripresa? E soprattutto queste persone dei risorti, li fate, loro si comportano sempre bene, non succede, proprio vi dico, non succede nulla con loro, li fate entrare, entrate in diciamo in contatto, più non in sintonia ma in comunione con questi, ci parlate, o li tenete fuori e loro dove dormono dormono, noi non ce ne frega un caff? Ma guarda, per Wyatt X sopra. Elias essenzialmente aspetterebbe una conferma che Alicia si sia più o meno ripresa, non dico che sia in piedi a posto, fai stare ripresa alti mortali, però che almeno sia effettivamente viva, che sia fuori pericolo, per iniziare a fare i bagagli. Non si fida di questi risorti, però dopo un po' cercherebbe di tagliarsi una fetta. Ok. Ethan è un po' più invece possibilista, nel senso che quando ha fatto il discorso della riunione con tutti per poi decidere cosa fare, chi vorrà restare, chi non vorrà restare, lo pensa veramente, nel senso che ha visto questa comunità, anche lui ha notato come andando via loro sono rientrati e sembrava che non avessero uno scopo. L'idea di Elias di andare via per andare a cercare la figlia, e probabilmente qualcuno lo avrebbe seguito, questa comunità si sta sfaldando, che Alicia sia viva o che Alicia non sia viva al suo comando, mettiamola così. Quindi se vede che si comportano bene non avrà nessun problema a farli rimanere intorno al nostro campo, anzi magari vedendo se ci danno una mano mentre a posto la palizzata e via dicendo, anche per capire un po' se sono degni comunque di fiducia. E detto questo, sì. La questione del capo, che parrebbe che gente che muore e non si rialza, effettivamente ha svegliato un po' la suo interesse di scienziato, che dietro questo tipo di leggenda potrebbe esserci effettivamente o qualcuno immune che quindi può essere studiato, perché magari poi si scopre che è immune lui e la sua famiglia perché geneticamente hanno qualcosa di diverso, oppure effettivamente un vaccino. Quindi probabilmente in questi giorni con i suoi compagni il discorso di dire qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa deciderà la comunità, potremmo suggerire a loro di fare un gruppetto piccolo di noi che va a vedere come vivono per poi decidere e tornare indietro a raccontare come funziona. Quindi questa potrebbe essere un'idea che racconta ai suoi oramai il gruppo di amici fidati. Quindi non lo ruolo, però diciamo no, che... No, certo. Ha proposto sì, questo. Sì. Sì, anche perché più o meno ora ci stiamo dirigendo verso la chiusura, e volevo chiudere
la sessione, in realtà, in maniera totalmente narrativa, perché tanto non c'è bisogno di fare altro, se volete io non la ruolerei neanche in prima persona, a meno che non abbiate delle frasi importanti che volete, che ci tenete che il vostro personaggio dica in prima persona, ma proseguirei su questa linea che abbiamo più o meno accennato ora. E allora vi dico che ovviamente se tu Ethan ti comporti così con i risorti loro, vabbè, hanno tutto il loro equipaggiamento, perché ovviamente loro sono in giro a piedi per cercare altri superstiti, per farli unire al loro gruppo, quindi sono dotati, cioè hanno le tende, hanno le cose, però si muovono a piedi, quindi loro si accampano magari in una radura poco distante, però quando tu li... ci puoi parlare, quando loro arrivano danno una mano, eventualmente anche a riparare una palizzata, magari uno, due o tre di loro, senza arrivare in massa, no? Cioè sono molto, cioè molto discreti, cioè sono delle persone a modo, che trovarle in un mondo del genere è una cosa molto rara, però non si comportano mai in maniera... e aspettano che Alicia insomma si svegli, che sia sufficientemente in forze appunto per parlare e per decidere. E quindi ci sarà, c'è, avviene questo, come si dice, questa riunione del gruppo della baita, che dovrà decidere appunto cosa fare, mettersi in marcia, andare verso questa nuova terra promessa, fra tre virgolette, che ci si vuol mettere, oppure rimanere lì. E stavo pensando a come risolverla questa cosa, e in realtà fatemi una votazione ora, dicendo ad esempio chi di voi voterebbe per rimanere, chi magari non vota perché se n'è già andato, vero Elias? Oppure chi... no. Ditemi i vostri personaggi in questo caso, se partecipassero a una riunione di questo tipo, che cosa voterebbero? Partiamo per come vi ho in ordine qui. Ethan? Io voterei per fare una piccola squadra formata, suggerirei appunto i quattro che sono partiti già per la spedizione, in modo da essere, come dire, lasciare Alicia qua al comando con anche il medico e noi andare, per andare a vedere effettivamente come vivono in quest'altra comunità i risorti e capire se effettivamente siano degni di fiducia. Lo userei anche un po' come scusa, ma questo lo tengo per me, per andare a verificare effettivamente questa storia della gente che non si rialza. Ok. Quindi sospenderei la votazione fino a quando un gruppo di noi non riesce a tornare con un'idea di come funzionano effettivamente le cose. Però ti chiedo anche una cosa, secondo te il gruppo ce la fa o non ce la fa? No, perché tu hai detto che è un gruppo che effettivamente si sta sfaldando, quindi tu hai l'idea che il gruppo comandato da Alicia, comunque il gruppo della baita, esatto, anche se il fatto che per esempio Elias non sia ancora partito per cercare la figlia, so che è solo una questione temporanea, e quindi ho idea che siamo ancora in mezzo all'occhio del ciclone, quindi è per prendere un po' di tempo e non lasciare comunque in mano quello che è rimasto del gruppo o che rimarrà del gruppo, un gruppo di fanatici. Elias, tu invece? Elias ha già concesso fin troppo tempo comunque sia a tutta la situazione e capisce le motivazioni di Ethan per il quale vuole vedere questa situazione, spera magari di, in caso Alicia si dovesse aggravare nuovamente, di poterla aiutare, l'affetto che prova per Alicia, però sono già stato fin troppo altruista e sapere di mia figlia in giro fa sì che comunque sia io dica chiaramente agli altri che prenderò la mia strada per conto mio e
che se qualcuno vorrà seguirmi, bene, ma altrimenti andrò per conto mio a cercare tracce sia di me che dei viventi. Quindi tu alla votazione probabilmente già non ci sei più, sei già partito. Sì, o al massimo se gli altri votano dico chiaramente che me ne vado. Ok. Wyatt? Ah, scusami, la tua considerazione, Elias, sulla comunità della baita, per te è fallimentare? È andata, è andata ormai. Ok. Wyatt? Allora, Wyatt è molto combattuto. Secondo lui il gruppo è molto instabile. Diciamo che il bene del gruppo sarebbe con questi nuovi individui. Dicono di avere un rifugio, questo già è malandato. Per loro ci potrebbe essere una possibilità là. Wyatt di per sé però è molto incerto sul fidarsi di queste persone, per motivi, diciamo, di fede, di ideali, e quindi, riassumendo queste due cose, Wyatt probabilmente voterebbe di rimanere qui, perché è la metà via tra rimanere tutti assieme come rifugio e non andare con loro. Ok, quindi per te la comunità della baita ha ancora speranza. Sì. Ok. Brett. Avrei detto che Brett non ci sarebbe stato alla riunione, ma in realtà, se riesce a capire le volontà, diciamo, di Wyatt, partecipa e difende il suo diritto, diciamo, la sua volontà di restare qui. Questo perché immagino che le ultime parole che direbbe a Daniel, che in realtà le direbbe proprio quella stessa notte, sono anche mia madre non si è rialzata perché le ho sparato in testa. Però in lui convive quel senso di colpa del io non ho neanche aspettato che effettivamente morisse per poi vedere se si sarebbe rialzata o meno. Gliel'ho tolta io la vita, quindi a prescindere da quello che ha detto Daniel sono già ostracizzato da questa comunità e me ne starei con nonno in un posto dove sono accettato e posso provare a fare qualcosa di buono. Quindi parteciperebbe alla riunione e difenderebbe a tutti i costi lo stare qui insieme a Wyatt e addestrerebbe molto Julius. Ok, perfetto. Quindi due che vogliono rimanere, uno che se ne va e uno che considera comunque la comunità spacciata, ma in realtà vota per la via di mezzo, nel senso prima di andarsene conosciamoli meglio. E allora faccio un tiro completamente casuale per vedere da che parte si muove il voto popolare, diciamo, cioè visto che votano tutti, no? All'interno, allora facciamo che 1, 2, 3 la maggior parte delle persone vogliono restare con Alicia, 4, 5, 6 la maggioranza vota per seguire questi, non perché magari ci credano, semplicemente perché vogliono qualcos'altro che non sia in mezzo a un bosco in una baracca che sta cadendo a pezzi. Vediamo subito. 1. In realtà la maggioranza vuole restare.
No? Avevo detto così, no? 1, 2, 3 vogliono restare. Ok. La maggioranza vuole restare. Ci sarà qualcuno che se ne va. Quello è poco ma sicuro. Erano una ventina di sopravvissuti. Alcuni sono stati purtroppo morsi dai vaganti e successivamente ve ne siete dovuti occupare. Forse qualcun altro, alcuni forse voi stessi, persone che conoscevate. Forse qualcuno si è anche salvato, forse con l'attrezzatura medica avanzata che avete preso un'amputazione, così, o due, siete riusciti a farle prima che il morso di questi vaganti. Però, quindi la comunità si sta assottigliando, nel senso che alcuni comunque sono feriti o sono stati uccisi. Altri, non tanti, ma metti anche solo 5, decidono di andare con i risorti. Vuol dire che ne rimangono 12, 13, più voi ovviamente. Mildred no, perché Mildred se ne andrà con Elias, anche se molto dubbiosa sulla direzione che lui vuole prendere e sul fatto di andare da soli. E quindi tu Wyatt e tu Brett rimanete qui in una comunità che si è un po' assottigliata, si è un po' indebolita. Ethan, qual è la tua ancora, Ethan? La mia ancora sarebbe Wyatt. No, di PNG dico. Ah sì, no, è N. È Nil. Che non l'abbiamo più vista. Sì, da sì, N era rimasta qui, diciamo che dopo il fatto che Alicia sia sopravvissuta l'ha fatta rimettere in sé e chissà, forse si è allenata di più con le armi da fuoco. E lei sarebbe disposta ad esempio ad accompagnarti per non farti andare da solo, se volevi andare veramente in un tuo viaggio a vedere questi. Ethan, dopo che vede come va la votazione, che non è stata, come dire, accettata la sua idea di prendere un po' di tempo prima di sfaldare un gruppo che già si stava sfaldando, semplicemente una notte saluta Alicia e le augura una buona fortuna col gruppo che è rimasto, ma ritiene più giusto prendere le valigie e accompagnare Elias nel suo viaggio alla ricerca della figlia. Dopodiché, se troveranno e sopravviveranno e sopravviverà la cosa, c'è sempre tempo per andare a dare un'occhiata a questa comunità e magari farlo senza che loro lo sappiano o senza arrivare insieme a tutti gli altri, potrebbe anche essere comunque utile. Quindi lascerà anche Ethan l'accampamento. E quindi ti unisci, perdonami, a Elias? Se Elias vorrà che ci sia questa compagnia e se accetterà e anche Anne vorrà venire con noi. Sì, per quanto mi riguarda probabilmente ti direi non sei costretto a farlo, però se poi tu ti vuoi unire non creerebbe problemi, anzi. Chiudiamo la sessione in questo modo, vi lascio una scena a testa e mi descrivete un momento che può essere anche nell'arco di un mese più o meno, quindi tutte le situazioni si sono appianate, cioè ognuno ha deciso dove andare, ognuno ha deciso cosa fare e me lo descrivete. Ovviamente niente di specifico di quello che succederà perché non lo sappiamo, però quello che il personaggio ha provato, che scelta ha fatto alla fine e come si sta sentendo e cosa spera di trovare nel futuro. Allora vediamo un attimo e poi direi che possiamo concludere. Allora mettiamo musica calma. Ok, chi vuole partire? Vai Elias. Allora,
Elias ha accettato di buon grado così alla compagnia di Ethan, perché nonostante i battibecchi iniziali che avevano avuto prima di partire per aiutare Alicia, ha trovato in Ethan comunque sia un compagno amichevole con cui poter condividere parecchie cose, e nonostante poi comunque sia ci sia Mildred, e il fatto che venga Ethan e anche Anne insieme a loro fa sì che magari Mildred sia più contenta, tra virgolette, di poter di non essere totalmente soli. Ma la mente di Elias è totalmente focalizzata nella ricerca di tracce, soprattutto andrà verso sud, perché comunque sia i risorti hanno detto che questi viventi sono verso sud, e pensa che magari sua figlia abbia ricercato un punto dove poteva stare più tranquillo, ovvero insieme a quel gruppo di fanatici, e avrà girato probabilmente tra posti dove trovare cibo e quant'altro, poiché sperava di trovarla a fare provviste per il viaggio. Magari ha trovato del cibo appena mangiato o qualcosa di ancora caldo, e ha seguito le tracce per raggiungere qualcuno che spera possa essere sua figlia, in compagnia comunque sia di Ethan, e di Anne e di Mildred. Certo, tu segui queste tracce, non sai se sono di tua figlia o se sono di qualche altro componente di quel gruppo, perché è la cosa complessa nel tuo viaggio è che ti stai avvicinando a un gruppo che si è rivelato essere molto pericoloso, e quindi devi mantenere una certa distanza per non fare l'errore di farti scoprire da loro per primi, ma allo stesso tempo ti devi avvicinare a sufficienza per capire dove questi abbiano il quartier generale e come si chiama. Esatto. Ed è una però cosa allo non stesso facile. Tempo, allo stesso tempo è quello che aveva fatto all'epoca quando diciamo aveva scoperto il tipo che aveva diciamo provato a toccare la sua figlia e per il quale era finito in galera. Stessa cosa sta facendo adesso con un intero gruppo di persone. Certo. Poi, chi altri? A questo punto passo a Ethan, perché Ethan sta accompagnando Elias in questo viaggio, no? A meno che tu ora non mi dica che è successo qualcosa di diverso. Assolutamente accompagnerà Elias, come ha detto, però io la scena di chiusura la farei con Ethan e Alicia, che sono nella baita di Alicia notte, entra la luce della luna dalle finestre, e loro sono nel letto tranquilli, e la sera in cui Ethan racconta ad Alicia, glielo dice proprio, gli dice: Alicia, io so che non sarei d'accordo, so che probabilmente non sarà la cosa giusta da fare, ma Elias ha salvato la mia vita più volte e anche in un certo senso la tua, e sento che non c'è più spazio per me e per lui probabilmente all'interno di questo gruppo, che ne ha viste troppe, quindi io domani partirò con lui alla ricerca di sua figlia, e glielo devo, lui ha messo in gioco tutto per salvare una persona a me cara, che sei tu. Ora glielo devo, so che riuscirai anche da sola a portare avanti quello che hai iniziato, ma chi lo sa, magari in futuro potremo rincontrarci o qua o da qualche altra parte. Sono sicuro che non lei sarà finita qua. Lei scuote la testa e dice: come potrei impedirti di fare qualcosa, dato che tu hai salvato la mia vita e ti sei sporcato con il mio sangue? Io ho una responsabilità qui. E è difficile capire che cosa sia giusto fare. Forse non c'è una scelta giusta. Ho parlato con Daniel. E beh, da un lato non mi piace. Non sono mai stata una particolarmente, religiosa, nonostante la mia famiglia lo fosse.
E non mi piace sentire Daniel credere così fortemente in qualcosa, ma penso che in un mondo del genere, se questo credere non porta a far male a nessuno, sia comunque forse un'arma in più. La fede ci porta avanti, quelle persone le ha portate avanti. E io devo portare avanti la mia comunità. Qui da soli non abbiamo speranza. Lo sai anche tu, te lo leggo negli occhi, e quindi ci rincontreremo se ne avrai voglia. Cerca quelli che non si rialzano. Sempre che sia vero, no? Intanto andiamo là. Avranno sicuramente dei letti, delle case, forse anche della frutta fresca. E questo è l'importante. Questa è la mia fede. Io credo in questo. Ethan fa un leggero sorriso, si gira verso il comodino e prende una sigaretta mezzo fumata, anche un po' stropicciata, che è quella che gli è caduta per terra quando è stato attaccato dal vagante. L'accende e si fa un ultimo tiro da quella sigaretta mezza andata, che è stato un gesto d'amicizia da parte di Elias. Lei te la ruba dalle dita, tira una boccata, poi te la restituisce e, guardando il soffitto, dice: adesso viene la parte difficile. Convincere il vecchio Wyatt e Brett. Sono legati a questo posto, sai? Forse più di me. Sono brave persone, Alicia. Vedrai che con loro riuscirete a fare quello che volete. Poi riprendo la sigaretta e le dico: ah, sai che un amico mi ha detto che fa male fumare. Ci sono cose che fanno più male, te lo assicuro. E lei fa come un movimento per tipo baciarti o comunque darti una cosa, e tipo fa un gesto di dolore perché ancora nella pancia c'ha un po' di punti e di cose che tirano. Ok, chiuderei la scena con a questo punto Ethan che si gira verso di lei e la telecamera esce dalla finestra e si salutano. Esatto. E invece quando vediamo Wyatt o Brett, uno di voi due, ditemi chi vuole andare per primo. Allora, Wyatt. In che momento siamo? Siamo nel secondo futuro. Me siamo una settimana dopo diciamo Elias e Ethan che se ne sono andati, e beh, è sempre una giornata come tante, ma Wyatt si guarda attorno e vede poche persone, e beh, sta lavorando alla staccionata, insomma, al muro che ci separa che separa il nostro mondo dal mondo fuori. E beh, la staccionata guarda a destra e guarda a sinistra e pensa che la staccionata sia molto lunga. Sa che dovrà fare molto lavoro, ma per fortuna pensa a Brett, perché beh, con lui sta bene, e è un bravo ragazzo e ora sì che dovrà diventare grande. E Wyatt lavora sodo. Per un momento pensa anche però che forse abbiamo fatto la scelta sbagliata, forse dovevamo andare anche noi, andare in meglio, ma beh, sono un vecchio cocciuto e i cambiamenti non mi piacciono troppo. E quindi per ora Wyatt si dà da fare. E l'ultimo pensiero va a Ethan e a Elias.
che li pensa già distante e spera, anzi dice una preghiera, tira fuori una croce, dice una preghiera e dice: fa che la trovano, fa che la trovino e che un giorno decidano di tornare, perché qui sarà sempre casa loro. Ok. Invece Brett, quando lo vediamo, è ancora morto. Lì con Wyatt o è da un'altra parte? Allora, in realtà immagino Brett in posti diversi, come se fossero dei flash. Nel senso che in realtà è seduto davanti magari a un piccolo focolare ed è seduto accanto a Wyatt. Magari è sera, hanno lavorato tanto e hanno... sono riusciti a trovare una bottiglia di vino da centellinare e sorseggiare come se fossero dei vecchi amici e Brett avesse 80 anni. Però lo vedo anche guardare Daniel dall'uscio della porta della stanza mentre Daniel fa le valigie e dirgli seriamente: io ti odio. Però soltanto per convincersi che sia così, perché in realtà si era fatto tutto quanto un viaggio in testa da quando ha trovato Julius. Voleva portarlo a casa, farlo vedere a Daniel per dire: abbiamo un altro cane, adesso siamo papà e papà di questo cane. Però Daniel gli ha detto che non è adatto e che quindi deve stare, diciamo, al suo posto per un certo verso. Quindi io immagino seduto a questo focolare che chiede a Wyatt: che cosa ci dice Dio oggi? Perché forse sta iniziando a credere anche lui un pochino al Dio di Wyatt. E se Wyatt dovesse chiamarlo con un nome sbagliato, con magari un nome di uno dei suoi figli, comunque Brett sarebbe contento, perché ha trovato la sua famiglia finalmente. E anche se la famiglia dovesse durare poco, perché insomma Wyatt è anziano, sarebbe comunque la vita migliore che Brett potrebbe fare, secondo lui adesso. Ok. E mentre allora chiedi queste cose a Wyatt, forse per la prima volta gli chiedi che cosa ci dice Dio, ti ritrovi a chiederglielo, stupendoti forse un pochino te stesso di questa tua nuovo di questo tuo nuovo interesse, e non sentiamo cosa ti risponde Wyatt. Vediamo le labbra che si muovono, la telecamera che si alza con voi, con il fuoco che avete acceso. Ci sono con voi forse qualche altra persona, siete rimasti in pochissimi in quella comunità. Forse Liam secondo me è rimasto con voi, è un medico, non sarebbe mai andato con un gruppo di devoti in quel modo. Vi raggiunge, non si sente, vi fate una risata, la telecamera si alza, segue i lapilli del focolare che si sollevano nel cielo e verso la luna. La nostra telecamera va in dissolvenza. E direi che andiamo in nero. E finiamo questa prima stagione di The Walking Dead Universe Roleplaying Atlanta. Io vi ringrazio veramente tantissimo, grazie a Rob che era Ethan Crawford, grazie a Enrico che era Wyatt Bauer, grazie a Max che era Elias Morris e grazie a Giulia che era Brett Hill. Vi chiederei, sotto le note di questa bellissima canzone, e due parole, proprio perché così non vi faccio fare ancora più tardi,
due parole proprio al volissimo. Come vi è sembrato? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Cosa vi è piaciuto e cosa magari non vi è piaciuto? E quali, insomma, stare in wishes, ma anche non, anche contro. Due parole. Andiamo in ordine inverso questa volta. Parti te, Giulia. Ok, che è la cosa più difficile in realtà con l'emotività di adesso. No, però forse mi è piaciuta tanto la sinergia che pian piano si è creata tra noi giocatori e quindi anche con i personaggi, ma anche gli incastri che magari uno non si sarebbe mai aspettato. Cioè, tipo la ship del secolo, Ethan e Elias, che sono bellissimi. E quindi diciamo questa, la parte della narrazione tra di noi e botta e risposta mi è piaciuta tanto, perché comunque non era niente di programmato, era tutto quanto sul momento, naturale, quindi bello. Anche l'immersività, nonostante insomma fosse qualcosa che nasceva sul momento, cioè uno tirava il dado, ok, c'è questa situazione, che facciamo? Ah boh, cosa faremo insieme questo? Ok, quindi insomma, per ora soltanto lo star, giusto? Sì. Solo stelle. Per solo adesso. Stelle. Vabbè, solo stelle. Bene, bene, beh, vabbè, oh, ci sta, eh. Poi sì. Mi sveglio e sono arrabbiata e ti dirò: sta cosa non mi è piaciuta, però adesso sto in amore. Ok. Tu, Harry, invece? Allora, beh, intanto grazie Dario che hai fatto da GM. E, allora, per me la star della campagna va... diciamo a tutti noi come singoli giocatori, nel senso che ognuno ha fatto il suo piccolo, avevamo dei personaggi secondo me molto molto affascinanti, ognuno con le sue peculiarità e i suoi difetti e tutto, e secondo me tutto questo è uscito nel gioco. E in particolare, beh, a me star del gioco in senso proprio come gioco giocato, a me piace sempre combattere i vaganti, secondo me è bellissimo, crea un sacco di gioco e di scena, quindi per me la star va lì, ecco, poi come meccanica di gioco. Wish, secondo me in un'ipotetica seconda stagione, se ci fosse, secondo me sarebbe bello vedere il viaggio di Elias, Ethan, Anne e Mildred. Quella sarebbe una seconda stagione molto bella, secondo me. Condivido wishes. Max. Allora, come ha detto Giulia, mi è piaciuto molto lo sviluppo dei personaggi, le combinazioni che poi si venivano a creare. Io non sono un gran tipo da sandbox, o meglio, non ne ho mai giocati tantissimi, e però vedere comunque sia come si costruiva poi l'insieme tra di noi, nonostante poi avessimo comunque una comunità su cui per dire, io mi potevo affidare tranquillamente a Mildred, che era la mia ancora, però ho preferito costruire un rapporto magari con Ethan, proprio perché era quello che meno era simile ad Elias, ma si è creato un sistema molto bello, ma anche il sistema religioso di Wyatt, quando hanno pregato alla finestra, è stato molto toccante. E a me è piaciuto questo principalmente. Del sistema di gioco, io quello che non apprezzo tanto sono i punti esperienza, proprio come meccanica, ma perché lo trovo molto più utile su una campagna molto molto lunga, perché su una campagna breve riesci a spendere i punti esperienza relativamente una volta o due, se ti dice bene. E wishes, anch'io spero in una stagione 2 in cui i nostri personaggi si mischino, quindi magari incontrino altre persone o prima o poi si rincontrino per qualche altro motivo, magari come avversari, chissà, in gruppi differenti. Comunque sia, mi piacerebbe vedere che fine fanno. Magari finiamo morti contro i viventi, però. Comunque, ragazzi, sei sessioni è morto, cioè, l'abbiamo fatta. Io, raga, non so se sono, cioè, so io che sono sfigato coi tiri, cioè, nel senso, non è che puntavo a uccidervi, però però un arto magari sicuro. Le mine hanno fatto il loro.
Vai, vai, è andata male. Vai, Rob. Allora, anch'io mi associo ai complimenti a te, Dario. Grazie. Perché a me piace molto come gestisci le situazioni, e non è da tutti essere discreto come master, ma riuscire a indirizzare molto bene tutte le varie parti nei momenti giusti. A me è piaciuto moltissimo, perché a me piace proprio tanto quando l'interpretazione viene fatta in prima persona tra i PG, tra i giocatori, quindi con i dialoghi, perché secondo me si crea una crema diversa nella storia, e secondo me noi siamo riusciti a creare veramente una cosa molto molto bella all'interno di questo mondo. E devo dire che tra i vari sistemi che sono stati creati su questa tipologia di gioco, penso che The Walking Dead, giocato come l'abbiamo giocato noi in questa campagna, ricrei in maniera molto 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 fedele il mood dei fumetti e della serie televisiva, perché spinge tanto ad avere momenti per recuperare stress, momenti di intimità tra i vari giocatori, quindi anche la parte della preghiera, la parte in cui ci si siede, si litiga un po', secondo me sono molto belle. E come nei telefilm, fanno più paura le lotte con gli esseri umani viventi che quelle con i vaganti. Magari il vagante arriva, ti ammazza al volo, perché magari sei stato un attimo distratto, ma quando abbiamo incontrato il gruppo nella città che ha ucciso quel poveraccio, che ancora a me spiace la morte di quel personaggio pazzo che vendeva le cose dal suo sacco, ucciso così in maniera brutale. Povero Stew, esatto. Però ha proprio dimostrato come l'incontro con un gruppo di persone armate sia molto più pericoloso e più violento di una massa di vaganti. Che poi anche lì è andato molto bene. Sì, decisamente sì. Abbiamo avuto fortuna nel tiro dei dadi. Infatti a me, per quello che non mi preoccupa tanto la questione dell'avanzamento, perché alla fin fine sono già abbastanza bilanciati quasi da subito i PG per fare quello che possono fare con un po' di tensione, anzi probabilmente farli crescere troppo e farli superare tutto toglie un po' di tensione, quindi devo dire tante stelle anch'io e grazie a tutti, mi sono proprio divertito. Bene, ottimo. Sì, dal mio lato devo dire che era, penso, la mia prima campagna sandbox, sì, ma l'ho voluta fare perché il manuale è scritto bene e io non posso far altro che consigliarlo, perché al netto poi che piaccia The Walking Dead, che ripeto, io non sono un fan degli zombie, ma qua gli zombie, come appunto nella serie, nei fumetti, sono è un'ambientazione, in realtà è quello che su cui si vertono le storie, sono i personaggi e le loro relazioni. Secondo me questo gioco non solo fa bene quello, ma soprattutto proprio ti dà degli strumenti come GM, tabelle, cose per veramente improvvisare, gestire tutto con delle idee buttate lì. Magari pre-sessione io tiravo due dadi, dicevo esce questo elemento, ah ok, gli faccio succedere sta cosa. Poi io non so come voi il bello è capire come voi reagivate, in base a come voi reagivate sessione dopo sarà diversa, oppure durante si fa un'altra cosa. Quindi mi sono trovato veramente bene a gestirlo, sicuramente merito del manuale, che è scritto molto bene, ti dà tanti strumenti pur essendo molto breve, ma soprattutto merito vostro, perché tutti gli spunti e gli stimoli che io vi tiravo me li coglievate, li rielaboravate, che è la cosa più figa, e venivano fuori sempre robe diverse, quindi veramente grazie. Grazie Dario. Io vado in chiusura, direi, a questo punto, e ci vediamo più avanti con la seconda stagione, quando non ne ho idea assolutamente, quindi voi rimanete sintonizzati come sempre, che prima o poi arriva. Parlerà di Elias e di Ethan, parlerà di qualcun altro, vedremo, magari faccio un sondaggino. Sento sulla ship. Bromance. Buonanotte a tutti. È messo dopo tutti. Buonanotte. Ciao.
And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down.